Buongiorno a tutti e benvenuti a questo evento organizzato dalla Commissione Lingue di Ateneo in collaborazione con l'Ufficio Promozione Internazionale Formazione Linguistica, cioè l'ufficio che si occupa dell'erogazione dei corsi di lingua. Questo evento è rivolto ovviamente a tutta la comunità di Milano Bicocca e ha l'obiettivo di illustrare tutte le attività, tutte le iniziative che l'Ateneo ha attivato per promuovere la conoscenza e l'apprendimento delle lingue straniere a tutti i livelli. Come avrete modo di capire nel corso di questo evento, l'offerta formativa offerta da Milano Bicocca è molto ampia. Parte di questa offerta viene, mi dicono che non si sente, parte di questa offerta è prodotta internamente all'Università di Milano Bicocca e una parte consistente E una parte consistente avviene invece in collaborazione con enti e istituti esterni che hanno una grande esperienza nell'insegnamento, nella diffusione della conoscenza delle lingue straniere. Devo ricordare a tutti che l'evento è registrato e la registrazione sarà poi resa disponibile online. Il link per accedere alla registrazione e rivedere l'evento sarà pubblicato sul sito web di Ateneo nella pagina espressamente dedicata alla formazione linguistica. Prima di entrare nel vivo dell'evento e quindi iniziare la nostra illustrazione dell'attività formativa dedicata alle lingue dell'Università di Milano Bicocca, cedo la parola alla professoressa Gabriella Pasi, prorettrice all'internazionalizzazione. Grazie mille Laura. Do il buongiorno e il benvenuto a tutti e innanzitutto voglio ringraziare la collega Laura Resmini per tutto il lavoro che ha svolto, sta svolgendo e che svolgeremo anche insieme perché abbiamo dei bei progetti che riguardano l'apprendimento delle lingue. Ringrazio anche Cinzia Corti che è un validissimo aiuto, che ci ha sempre offerto un validissimo aiuto per quanto riguarda questo aspetto della gestione appunto della tematica delle lingue nel nostro Ateneo. Beh, mi occupo di internazionalizzazione in questo periodo per il nostro Ateneo, è un capitolo bellissimo. Naturalmente internazionalizzare non può prescindere dal conoscere, dal parlare lingue straniere. So che ci sono molti studenti che stanno ascoltando, tra l'altro ho visto anche prima il nome di uno studente che segue i miei corsi. Vi saluto con affetto e con affetto vi devo dire, ragazzi, che dovete impegnarvi nell'apprendimento delle lingue. È fondamentale, al di là della vita universitaria, se desidererete viaggiare, ve lo consiglio perché è un modo per esplorare, per conoscere culture diverse, dovete prepararvi a farlo e quindi comunicare in modo verbale è una delle forme di comunicazione più importanti. Per fare questo dovete conoscere le lingue e quindi vi invito ad approfondire la conoscenza delle lingue straniere. È vero che in questo periodo il concetto di viaggio è un po' cambiato. Purtroppo, e speriamo che la situazione si risolva presto, però ecco, un mio caldo invito è quello di approfittare di questo periodo della vostra vita in cui vi dedicate allo studio e questa scelta che avete fatto sono certa vi pagherà in futuro, per dedicare parte delle vostre energie e anche della vostra passione all'apprendimento delle lingue straniere. È veramente importante. Naturalmente l'inglese è praticamente un passepartout perché ci permette in qualsiasi paese di comunicare, ma anche approfondire altre lingue è un bellissimo viaggio. Io per esempio parlo anche il francese, parlo un po' di tedesco e questo mi ha permesso di viaggiare con più semplicità e di comunicare con più semplicità ovunque io mi trovassi. Quindi non mi voglio dilungare, vi voglio invitare a studiare le lingue, ad approfondire e vi auguro di poter fare tanti viaggi e auguro anche a tutti noi che questa situazione complicata si possa risolvere presto. Quindi buon lavoro e grazie per aver organizzato questo evento oggi. Buon lavoro, grazie. Grazie Gabriella, ovviamente mi associo all'augurio appena fatto, dovete viaggiare, dovete studiare le lingue, imparare le lingue, imparare nuove culture, quindi
Questo apre la mente, ci rende tutti più aperti, ci rende più tolleranti, ci rende più forti e ci fa entrare anche, perché non ricordarlo, nel mercato del lavoro con competenze ed esperienze aggiuntive, perché ormai, è inutile negarlo, moltissime imprese hanno contatti con l'estero e quindi preferiscono avere dipendenti che parlino le lingue straniere. Bene, entriamo nel vivo della nostra offerta. Come ho detto prima, vi assicuro che è molto ricca e prevede corsi diversi per tutti i livelli di conoscenza delle lingue, per la durata. Vi sono corsi brevi da una decina di ore a corsi lunghi da 90 ore. Vi sono corsi per tutte le lingue europee, ma anche corsi per lingue non europee ormai importanti e così via. Come ho detto prima, alcuni corsi li organizziamo all'interno dell'Ateneo, perché sono di supporto anche all'acquisizione di quella che è definita l'idoneità linguistica di Ateneo, cioè quel livello minimo di conoscenza delle lingue che ormai l'Ateneo richiede a tutti coloro che iniziano un percorso di studi con noi, ma prevede anche una serie di attività in convenzione con importanti istituti linguistici. Qui vedete l'elenco. Abbiamo il Goethe, l'Institut Français, il British Council, Easy Life e Rosetta Stone, che è ProLingua. Rosetta Stone è un prodotto di autoformazione che l'università offre a tutti i membri della comunità Milano Bicocca. Qui vi spiegheremo come si usa e il rappresentante di Rosetta Stone in Italia, Freddy Nicolas, vi spiegherà poi come utilizzare al meglio lo strumento e quali servizi vi si offrono per usare al meglio questo potentissimo strumento che è Rosetta Stone. Alla fine di tutti questi interventi potrete farci delle domande. Per fare delle domande è sufficiente che voi clicchiate nell'elenco dei coordinatori, compare il nome di Beatrice Lozio dell'ufficio UPIFOL. Se cliccate sull'icona della chat che compare accanto al suo nome, potete inviare la vostra domanda. Purtroppo non potete farla voce perché vi sono tantissime persone collegate e quindi è impossibile usare i microfoni. Vi ringrazio tutti, spero che restiate con noi fino alla fine. Noi cercheremo di essere incisivi, rapidi e darvi tutte le informazioni che vi servono. Cedo a questo punto allora la parola alla dottoressa Cinzia Corti, che vi racconta l'offerta formativa organizzata internamente dall'Ateneo. Prego Cinzia, la parola è a te. Grazie mille. Allora, buongiorno a tutti i ragazzi e so che ci saranno collegati anche persone del personale tecnico amministrativo e docenti. Il mio nome è Cinzia Corti e sono responsabile di UPIFOL, che è l'acronimo di Promozione Internazionale e Formazione Linguistica. Appena Beatrice mi dà la... Ecco qua, vediamo se mi dai le opzioni. Faccio partire il video. Non ho ancora. Beatrice, mi fai per cortesia, mi dai la possibilità di far partire il mio video? Eccolo qua, Sì, a sì. posto. Ecco qua, vediamo un attimo, ecco qua. Allora, noi partiamo con Lingue et Unimib. Molti di voi sono matricole, quindi è il momento più opportuno per spiegare come si vive e come ci si relaziona in un Ateneo di oltre 37.000 studenti, perché il sito web è un vostro punto di riferimento. Le mie slide si basano quindi sull'utilizzo di questo strumento. Voi dovete sempre controllare le notizie avute, sentite da un compagno, perché molte cose possono cambiare anche velocemente per una legge nuova, per una situazione contingente, e ben sappiamo che insomma, questa pandemia ci ha portato a grandi modifiche didattiche. Per una delibera assunta dal Dipartimento, ma è tutto sempre messo online quasi in tempo reale. Allora, perché una macchina possa funzionare, e devo dire che Bicocca funziona come una macchina da guerra, un Ateneo ha bisogno di regole. È una struttura molto complessa, molto più complessa della scuola a cui voi siete abituati. Un liceo, per grande che sia, avrà 2.000 persone. Noi ne abbiamo solo 37.000 come studenti, più tutti gli altri utenti. Quindi noi dobbiamo dare informazioni agli utenti, ma non rispondendo alle singole richieste, non quelle pervenute per mail. Non si può telefonare,
capite bene che gestire 37.000 persone deve avere un sistema, diciamo, più schematico, no? Quindi noi abbiamo organizzato le informazioni che vi dobbiamo dare. Sappiamo che in questo modo voi non perdete tempo sentendo, diciamo, voci di corridoio, voi dovete imparare a documentarvi, dovete proprio imparare a guardare il sito e a consultarlo prima di fare qualcosa. Per questo nelle comunicazioni agli studenti, eccolo qua, adesso vediamo se parte. Eccolo, vediamo, vedete? Questo è il nostro sito, è in didattica. Lingue et Unimib è la pagina delle lingue. Senta, scusami, non si vede nulla. Come non si vede nulla? È nero lo schermo. Io lo vedo. No, se ci sono i tecnici, se vogliono provare a sistemare la cosa. Sì, provi a ricondividere il file. Chiediamo scusa a tutti, ma sono gli inconvenienti. Cinzia, condividilo come file. È un PowerPoint, no? Sì, solo che non si apre più la pagina, mia cara. Non so che cosa c'è. Allora, no, in alto c'è una linguetta arancione. No, in alto nello schermo. Sì, ma io ho perso, you are sharing keynote, stop sharing, ok? Adesso riprovo col keynote. Comunicazione agli studenti, eccolo qua. Va bene, okay. Vediamo un attimo se per caso vuol dire che non ho. Vabbè. Allora, nella home page che vi ho fatto vedere prima ci sono le comunicazioni. Tra le comunicazioni c'è per esempio quella relativa alla pandemia, ci sono le comunicazioni che a ottobre, come tutti gli anni, non abbiamo gli esami di lingua perché è un momento a livello informatico di caricamento delle nuove licenze e di assestamento della didattica, partiranno a novembre, ci sono le comunicazioni salienti. Tra le varie righe che trovate c'è proprio questa che è antipatica, ma è perché voi sappiate non saranno fornite informazioni via mail a domande le cui risposte sono già contenute nelle pagine di questo sito. Se poi avete un caso particolare, ma tutti noi pensiamo di essere un caso particolare, quindi mettetevi una mano sulla coscienza e pensateci, allora ci scrivete, segreteria lingua et unimib, non a cinzia.corti, non a beatrice.lozio, non a laura.resmini, ma alla mail di struttura. Perché? Perché una persona può essere malata, in missione, in ferie, a un convegno, può aver cambiato ufficio e la vostra mail rimane disattesa. E allora voi dite, ecco, non rispondono. No, noi rispondiamo, certamente non con i tempi di una chat tra amici, non in due minuti. Non sollecitate i tempi, noi siamo in una gestione qualità, quindi siamo controllatissimi, vi ho detto, una macchina da guerra è quella delle 24-36 ore, limitatamente poi alle problematiche pandemiche o personali dell'ufficio, d'accordo? Allora, abbiamo detto che idoneità di Ateneo e accertamento linguistico, corsi di lingua Rosetta Stone, laboratorio, sono dei, ecco, vediamo se lo riuscite a vedere. Lo vedete adesso? No, Cinzia, non si vede, probabilmente non riesce a far vedere i collegamenti esterni. Ma è stranissimo perché l'abbiamo provato e si vedeva benissimo. Adesso non si vede nulla. Allora, vediamo se... Prova a condividere direttamente lo screen. Prova a condividere direttamente lo screen. Sì. E proviamo a condividere direttamente lo screen. Allora, screen, vediamo. Quindi, applicazioni. Mi fa piacere perché abbiamo provato tutto tantissimo, però poi vedete in maniera diversa, eh? Vi ricordate che avevamo fatto la prova, ma vedete non a schermo intero, però insomma è meglio che abbiate le informazioni anche se poco visibili. Attività OpiFol. Lingue per tutti. 2020.
Eccolo qua. Quindi, appena finisce di caricare, ripartiamo. Ok, andiamo. Riuscite a vedere? Ok, vediamo. Mi sentite anche? Sì. Per procedere. Allora, vediamo se adesso collegandoci qua si apre Redirect. Ok? Ecco, questa qua era la home page. Vedete che sulla sinistra ci sono le pagine interne. Quello che sicuramente vi serve è l'idoneità di Ateneo. Se noi andiamo sotto idoneità di Ateneo, voi avete tutte le informazioni possibili e immaginabili che vi possono servire. Quindi, l'idoneità di Ateneo, che cos'è? L'idoneità di Ateneo, vediamo se riusciamo a tornare, ecco qua, alla nostra presentazione, sono quei tre crediti di B1 praticamente, che servono soprattutto agli studenti di laurea. Questa L sta per laurea triennale e laurea magistrale a ciclo unico. Allora, normalmente vengono riconosciuti inglese, francese, tedesco, spagnolo, ma io sono, che ne so, so lugrofinnico. Allora bisogna chiedere alla segreteria didattica se viene riconosciuto o no. Sono casi particolari. Le quattro lingue riconosciute di default sono inglese, francese, tedesco e spagnolo per la maggior parte dei corsi di laurea. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi andiamo a vedere sulla pagina di prima, eccola qua, idoneità linguistica di Ateneo, noi abbiamo un elenco di corsi di studio che vi sto indicando col mouse, economia delle banche, economia amministrazione delle imprese, economia e commercio, eccetera, che non vogliono i tre crediti di competenze linguistiche, ma prevedono un vero e proprio esame con un vero e proprio programma. Quindi la prima cosa che voi dovete fare è quella di sapere se il vostro corso di laurea nel piano studi prevede i tre crediti di competenze linguistiche generali o se invece vuole un esame particolare. Allora, il mancato conseguimento dell'idoneità linguistica blocca la carriera universitaria. Perché? Perché siamo cattivi? No, non è per quello. È perché c'è una delibera di Senato che prevede che dal 2006-2007, i crediti relativi alla competenza linguistica del B1, che poi niente altro è che è un livello che si raggiunge con un buon liceo, siano acquisiti durante il primo anno, altrimenti si blocca negli esami del secondo e del terzo. Perché? Perché voi dovete studiare le lingue per tenerle fresche. Più il tempo passa dalla vostra ultima lezione di lingue fatte al liceo, e più vi dimenticate. Quindi è nel vostro interesse passare subito questo esame di lingua. Allora, per ottenere l'idoneità linguistica avete due possibilità. O presentate un'idonea certificazione o sostenete la prova di accertamento. Allora, diciamo subito che la certificazione è una cosa diversa dall'attestazione. Quindi che cosa avete voi in mano? Una certificazione? Un'attestazione? Cos'è una certificazione? Allora, entrambi seguono gli standard CEFRA europei, cioè una differenza dalla A1 al teoricamente C2, ma C2 è il madrelingua, quindi nessuno di noi può essere madrelingua, se non si monta la testa. È un C1, è già una competenza altissima. Quindi entrambi fanno riferimento molto probabilmente a questa tabella. Ma la certificazione ha un costo fisso. Cosa vuol dire un costo fisso? Vuol dire che la scuola dove voi chiederete di fare l'esame, prima o dopo il corso, slegato dal corso, deve pagare l'ente certificatore. Facciamo un esempio: voi avete il First Certificate, saranno pagate a Cambridge le tasse perché voi abbiate questa certificazione. L'attestazione in genere, che non è riconosciuta a livello europeo, invece è compresa nel prezzo normalmente. Quindi,
la certificazione dura 3-4 anni, l'attestazione non scade, la mettete nel curriculum e se il vostro datore di lavoro guarda e non è molto ferrato su quello che sono le certificazioni linguistiche, dice: ah, 20 anni fa lei ha fatto un corso di inglese, interessante, ma poi l'hai praticato per i 20 anni? Allora, quando fai la certificazione? Quando ti serve, per esempio, a iscriverti in atenei americani, inglesi o stranieri. E la certificazione, appunto, abbiamo detto, è data da un ente certificatore o dalle scuole accreditate dall'ente certificatore. L'attestazione la può dare chiunque. Io faccio un corso in parrocchia, insegno inglese, perché no, faccio un attestato, ma non ha nessun valore. Le università, per intenderci, nessuna università è un ente certificatore. Noi ci avvaliamo del British Council, di Rosetta, di Easy Life, perché sono scuole accreditate. Allora, come faccio a sapere se io ho in mano un attestato o una certificazione? Beh, ci sono le tabelle delle certificazioni, per esempio questa in inglese, è tutto sul sito e vedete Cambridge, Preliminary, First, Proficiency, IELTS. Se la vostra certificazione è tra una di queste, questa è quella per l'inglese, poi abbiamo quelle per le altre lingue, voi siete a posto praticamente, non dovete sostenere l'esame di idoneità linguistica. Ecco, queste sono le altre tabelle di certificazione, le trovate online. Come ne fate una volta che avete questo certificato in mano? Lo portate a noi? No. Voi andate nella pagina dedicata dove avete le segreterie didattiche, perché noi siamo la parte organizzativa dei corsi, ma la parte di didattica è sempre legata alla segreteria didattica del corso di laurea di riferimento. Ora con la pandemia dovete informarvi se sono uffici aperti al pubblico, se fanno dei turni, e qua in base alle vostre aree di appartenenza avete le mail a cui, di struttura, a cui fare eventualmente le domande. Anche medicina deve seguire la segreteria didattica, perché faceva esami differenziati, quindi relazionarsi sempre con la segreteria didattica. Allora, non avete un certificato, dovete fare una prova. Beh, allora che cosa dobbiamo fare? Scientifici, prima di tutto bisogna sapere il programma che bisogna preparare. Sempre online avete i programmi con la parte grammaticale, sintattica, per le varie lingue. Adesso io apro inglese perché è quello più usato, ma c'è per tutte le lingue. Qua vedete quello che è presupposto voi sappiate dopo un 5 anni di inglese, cioè un livello di B1, d'accordo? Ma soprattutto dovete usare Rosetta Stone. Perché? Intanto perché Rosetta Stone è un mezzo potentissimo. Io so che quando una cosa è gratuita non viene stimata fino in fondo, ma vi assicuro, abbiamo fatto una scelta molto ponderata. Certo, una lezione in presenza, se il docente è buono, non è comparabile, ma devo dire che Rosetta ci va molto, molto vicino. Ha addirittura un sistema praticamente di... è come un oscillografo, non so come dire, come un elettrocardiogramma delle vostre corde vocali, e vi fa vedere come dovrebbe essere l'oscillazione di una pronuncia fatta bene, e poi voi registrate la vostra pronuncia e vedete la differenza. È un pacchetto di corsi in autoformazione che va dalla A1 al C1, proprio perché il C2 noi riteniamo sia solo per i madrelingua. Vi offre la possibilità di fare dei piani didattici personalizzati, quindi potete scegliere gli argomenti con cui studiare, e offre tantissimi registri linguistici. Io immagino che voi sappiate che un registro linguistico nient'altro è che una terminologia, un gergo, per esempio un gergo biologico, un gergo matematico, un gergo economico. Quindi voi potete scegliere il gergo che più vi servirà per l'area scientifica coinvolta nei vostri studi. Ha tantissime attività di listening comprehension e, come vi ho detto, di pronuncia. E offre ben 24 lingue, non soltanto inglese, francese, tedesco e spagnolo. Gratuitamente voi potete accedere e imparare, rinfrescare, se siete curiosi. Perché
vi serve Rosetta per prepararvi all'esame, ma perché l'esame è fatto sulla falsa riga del corso che vi offriamo. Non vi offriamo un corso e poi vi chiediamo altre cose all'esame. Quindi se voi vi allenate su Rosetta, automaticamente vi preparate per l'esame. E soprattutto, per favore, non tentate mai un esame, perché è una cosa veramente, una mancanza di rispetto anche nei confronti di voi stessi. Allora, la prova di accertamento. Abbiamo detto che adesso voi siete, diciamo, pronti. Volete fare l'esame. Come ci si iscrive agli appelli? Ebbene, c'è una voce, impegni e prenotazioni, appuntamenti, nel vostro libretto online. Guardate, vi abbiamo semplificato la vita il più possibile. Quindi c'è una guida relativa a come ci si iscrive e vi guidiamo passo per passo. Come prenotare la prova di esame, dove dovete collegarvi, cosa dovete fare, cosa dovete cliccare. Quindi qua voi trovate assolutamente tutto. Le prove, abbiamo detto, a ottobre non ci sono mai state. Normalmente non ci sono anche ad agosto, quindi uomo avvisato, mezzo salvato, organizzatevi, perché poi il fatto che non possiate dare gli esami dal secondo anno in poi, cioè dalle sessioni di ottobre-novembre dell'anno successivo in poi, fa sì che voi a settembre andiate in panico e a ottobre non ci sono gli esami. Quindi organizzatevi, siate adulti responsabili. Le prossime prove si terranno nel mese di novembre. Quando sono gli appelli? Allora, normalmente noi apriamo gli appelli a inizio mese e per un paio di settimane voi potete iscrivervi. Gli appelli sono normalmente nella seconda metà del mese. Attualmente gli esami sono online, perché è tutto online. Quando la pandemia sarà finita, speriamo presto, torneremo a fare esami in presenza, anche corsi in presenza. Gli esami di lingua in presenza sono in U16 31. U16 è un edificio in via Thomas Mann, praticamente è una parallela di Fulvio Testi, è un 10 minuti, un quarto d'ora dall'U6, d'accordo? Quindi voi andate, vi prenotate, andiamo avanti e diciamo che a secondo della lingua che dovete sostenere abbiamo due piattaforme. Allora, se è la lingua inglese, è un server interno, si chiama Esami Online, ESOL, noi amiamo molto gli acrostici, e avete chiaramente un sistema di vigilanza, perché siete a casa, un sistema di proctoring che si chiama Respondus. Allora, vi faccio vedere, se dovete fare inglese, voi accederete a una pagina come questa, voi riempirete la parte destra, un IMIB, quindi le vostre credenziali un IMIB. E prima vi sarete andati a leggere, scaricare e verificare quello che dovete fare per Respondus, documentazione in italiana. C'è anche un altro proctorio, ma è un'altra cosa. Voi dovete fare capo a Respondus, scaricate il tutto, vi leggete quello che dovete fare e siete pronti. Se invece dovete fare un esame di francese, tedesco, spagnolo, allora il server è esterno e ci avvaliamo di Rosetta Stone, che fa sia la parte, diciamo, di formazione che in questo caso anche di esami. Organizzano una stanza Zoom con un sistema di controllo integrato. Ecco qua, le istruzioni operative per la prova d'inglese, quindi, che sono su una piattaforma, saranno diverse dalle istruzioni operative per la prova delle altre lingue. Guardiamole un attimo, ne guardiamo una, poi voi con calma, in base a quell'esame che dovete fare, andrete a vedere e vedete che cosa dovete fare, vedete come si svolgerà la prova, i punteggi, e ecco i punteggi dell'inglese, che sono diversi dai punteggi delle altre lingue. Per esempio, francese, tedesco, eccetera, avranno degli altri punteggi che troverete nelle istruzioni operative relative, d'accordo? Allora, che cosa vi devo dire? Vi devo dire che gli esami non sono degli esami di B1, sono degli esami. A seconda del punteggio della vostra competenza, portate a casa, se non avete un B1, un A1, quindi non avete passato la prova, fino al C1. Quindi è una fotografia, questo esame, della vostra competenza. Perché l'idoneità linguistica non è soltanto il B1, ma è anche il B2. Allora, il B2 serve per le lauree magistrale e per l'Erasmus.
perché la nostra nuova prorettrice all'internazionalizzazione, che vi ha salutato prima, ha elevato finalmente il livello di competenze necessarie per andare in Erasmus dal B1 a un B2. Prima si richiedeva il B2 solo se, per fare partire gli studenti, solo se l'università di destinazione lo richiedeva. Ma siccome tutte le università richiedono il B2, perché ragazzi col B1 ci facciamo veramente poco, è un inglese scolastico che va bene per dire, non so, sopravvivo all'estero e mi spiego, voglio il pollo, voglio il panino, voglio la birra, ma per esprimere dei concetti astratti, come può capitare in un esame universitario, e beh, bisogna avere una competenza linguistica un attimino più elevata, quindi bisogna agire per tempo, sempre il tempismo, non aspettate all'ultimo minuto, pianificate la vostra vita e il vostro studio. Volete andare in Erasmus? Sapete che è richiesto il B2 per partecipare al bando? Non arrivate 20 giorni prima strappandovi la testa, sentite dei film in lingua, fate Rosetta, cercate di prepararvi. Volete andare all'estero, ma anche solo per fare una vacanza? Fate un ripassino? Usate Rosetta. Volete iscrivervi a una laurea magistrale? Attenzione, molte lauree magistrali chiedono come prerequisito il B2 per potervi ammettere. Allora, intanto che siete al triennio e avete lo status di studente e quindi avete la possibilità di gratuitamente di utilizzare di Rosetta e degli esami, fatelo, così siete pronti. Le lingue sono importanti, ve l'hanno detto sia il prorettore sia la professoressa Resmini, perché saper comunicare decisamente cambia l'approccio della vita. Organizziamo dei corsi per tutti noi, per studenti, per amministrativi, per docenti, perché il mondo evolve e questo comporta che bisogna rimanere al passo. Lo spagnolo, per esempio, è sempre più importante, ma anche il francese, il tedesco danno enormi possibilità. Studiare una lingua ex novo, tenersi aggiornati per sapere i neologismi, i modi di dire di una lingua già studiata, approfondirla, è praticamente indispensabile. Se non si parla una lingua la si dimentica e non potete pensare di vivere di rendita tutta la vita con le lezioni che avete fatto al liceo. Non è possibile. Noi speriamo veramente che voi vogliate diventare padroni della vostra vita, degli adulti consapevoli, curiosi, preparati, che entrino a pieno titolo nel mondo competitivo del lavoro che è là fuori. Approfondite, non accontentatevi di quello che sapete, perché la conoscenza di una lingua può fare la differenza a parità di punteggio di laurea. Questo sempre. Allora noi riconosciamo, l'università riconosce il merito di una persona attiva, che si vuole formare, non solo che vuole studiare quello che serve per arrivare alla laurea. E quindi abbiamo istituito gli Open Badge e il Lab Repair. Che cos'è l'Open Badge? Allora, l'Open Badge lo trovate sul sito, ben spiegato, è una certificazione virtuale. Eccolo qua, voi lo trovate qua, è una certificazione virtuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che esiste un database che collega gli open badge per delle attività extranumerarie, ma non solo, perché le lingue possono avere l'open badge, quindi crediti e open badge, e andrà direttamente nel vostro diploma supplement. Che cos'è il diploma supplement? È un diploma che per legge si deve attivare e allegare al certificato di laurea, che tratteggia quello che siete voi, che cosa avete fatto, perché gli open badge di Cocca, se voi guardate, scusate, ho un po' di tosse, i BB Twin, ecco, open badge, possono essere relativi al cinema, altre attività culturali, ai multimedia, ma anche alle lingue, ci siamo anche noi. Un datore di lavoro, quindi, che vede il vostro diploma supplement e gli open badge, capisce che tipo di persona siete, che cosa avete fatto per formarvi. Noi abbiamo il Lab Repair. Che cos'è il Lab Repair? È il laboratorio linguistico permanente. Ahimè, adesso è chiuso, sempre stessa storia, pandemia. Dov'è? È in U7, al terzo piano. Appena lo riusciremo a riaprire, sarete informati sempre tramite il sito, d'accordo? Allora, noi facciamo questi corsi di approfondimento quest'anno online, da remoto, gli altri anni sono in questo laboratorio, e vediamo quali sono questi laboratori di approfondimento.
sono dei corsi brevi, sono 10 ore, 5 incontri di 2 ore ciascuno, per esempio Academic Skills. Beh, Academic Skills ha due livelli, quello un po' più basso per il B1 e quello per il B2, questo in inglese. Per Spanish anche lì si richiede un B1 B2. Che cosa si fa in Academic Skills? Beh, il corso ti insegna a scrivere in inglese, un inglese accademico. Quindi se tu devi andare a fare l'Erasmus, dove spesso e volentieri la didattica è seminariale, quindi ti chiedono di preparare una presentazione in inglese, beh, devi saperlo fare. E noi ti diamo gli strumenti per imparare, per scrivere una tesina, per preparare un qualcosa a livello accademico. Chiaramente è più rivolto a dottorandi, assegnisti, studenti. Se arriviamo a 15 richieste, facciamo partire il corso. Il corso è a pagamento, ma adesso vediamo perché è una cosa simbolica. L'altra attività, sempre di approfondimento, sono lingue e media, televisione e stampa. Perché? Perché parlando in un piccolo gruppetto di 15 persone, tu migliori sia la comprensione della lingua, sia la tua produzione orale. E inoltre, guardando quello che passa alla televisione, quello che si scrive, si approfondisce la vita sociopolitica di questi paesi e si capisce meglio il contesto. Anche qua 15 iscritti e un piccolo contributo. Il piccolo contributo vuol dire 20 euro per un corso, 8 ore di lezione su 10 ti danno la possibilità di avere l'open badge, perché per 2 ore puoi essere stato impegnato, malato, per l'amor del cielo, ma al di sotto nelle 8 ore non hai più il diritto ad avere l'open badge. Il contributo viene fatto tutto via mail, vi sarà detto quando dovete versare, se parte il corso, perché è inutile farvi pagare prima, e diciamo che i prezzi ulteriormente scontati li trovate sempre qua, perché siccome è una cosa veramente simbolica, noi diciamo un corso 20 euro, ma se ne vuoi fare due non ti faccio pagare 40, te ne faccio pagare 35, tre corsi non te ne faccio pagare 60, te ne faccio pagare 50, e copriamo delle spese di segreteria praticamente. Allora, attenzione, gli open badge, qua, mi dispiace non c'è una mail, ma aprite bene le orecchie perché questo è veramente importante. Gli open badge vanno ritirati, vanno scaricati se volete che vi sia caricato sul libretto i crediti corrispondenti. Alcuni open badge hanno i crediti associati, altri no. Quelli delle lingue ce li hanno. Quindi, se non scaricate l'open badge, e come faccio a farlo? Vi arriva una mail, perché l'altra cosa che voi dovete imparare a monitorare, oltre al sito, perché dovete imparare a navigare nel sito, questo sito è bellissimo, è nuovo, l'abbiamo fatto con la professoressa Pasi, che è docente di informatica e anche direttore del Dipartimento di Informatica, e è veramente un bel prodotto, quindi imparate a usarlo, ma l'altra cosa che dovete imparare a utilizzare è la vostra mail di struttura. Per cortesia, non scrivete, qualora doveste scrivere, da fragolina88@libero, perché noi non possiamo rispondervi. Voi dovete dimostrare di avere diritto alla nostra attenzione. Dovete scrivere da campus.unimib.it. Allora, su questa mail vi arriverà da Bestr, ma trovate tutto sul sito, che è, diciamo, il database di riferimento degli open badge. L'invito a scaricare questo open badge. È un invito, ma è un obbligo. È perché siamo gentili che non diciamo devi scaricare, non è molto carino, no? Siete invitati a scaricare, ma se voi non lo fate, inceppate il meccanismo, perché tutte le volte che voi parlate con un ufficio dovete sapere che dietro ci sono altri 3 o 4 uffici che lavorano e il flusso di lavoro è praticamente coordinato, quindi se voi non scaricate, Cineca non sa questa cosa, Bestr vi ha mandato l'informazione, voi non la completate, l'ufficio gestione carriera non riceve il fatto che voi avete diritto ai 3 crediti, quindi mi raccomando monitorate sempre questa cosa. Allora, quello che non riusciamo a fare noi, che siamo piccoli, non abbiamo una facoltà di lingue, eccetera, lo facciamo fare ai nostri enti certificatori, per cui abbiamo fatto delle convenzioni che vi offrono degli sconti particolari col British Council, col Goethe, con l'Institut Français. Tra poco le sentirete.
Poi ci sono anche dei corsi a pagamento. Temo che la persona che era Julian Panzarani di Easy Life non sia riuscita ad arrivare, non è riuscita a entrare, ma tramite un bando di concorso l'università ha cercato di individuare una scuola che desse a prezzi competitivi, facendo dei corsi in bicocca, adesso online per la pandemia, però in bicocca, quindi agevolandovi, perché non dovete spostarvi, degli esami, scusate, dei corsi al termine dei quali, compreso nel prezzo, perché nel bando di concorso abbiamo fatto questa richiesta, ci fosse anche la certificazione europea spendibile, e speriamo che riesca a entrare per darvi le informazioni. Anche questo lo trovate tutto nel sito Lingue a pagamento, eccolo qua, vedete, corsi di lingua in neretto sulla sinistra, e ci sono tutte le informazioni. Dopodiché, se voi decidete di fare uno di questi corsi, col British, col Goethe, con l'Institut Français o con Easy Life, noi non c'entriamo più, noi siamo solo il tramite, quindi voi vi dovete relazionare direttamente con gli enti che avete scelto per la vostra formazione scolastica. Io spero di non avervi annoiato, grazie per l'attenzione. Bene, grazie mille Cinzia per questa esauriente spiegazione, che tuttavia, mi preme dirlo, non esaurisce tutte le possibilità che vi sono offerte per approfondire o imparare una lingua straniera. Ora passiamo alla parte, come ha detto Cinzia, dedicata ai nostri partner. In attesa che diciamo si tolga la condivisione e si riprepari lo schermo, vi spiego in breve che cosa l'università ha fatto per voi. Abbiamo siglato con questi enti certificatori ufficiali partner delle convenzioni, così che essi sono in grado di offrirvi, cioè a tutti, studenti, personale tecnico amministrativo, cioè a tutti coloro che hanno una mail Unimib o Campus Unimib, dei corsi in convenzione. Questi corsi erano tenuti prima della pandemia, alcuni, quelli del British perché più numerosi, in Ateneo, ora sono tutti tenuti online. E voi potete accedere alle attività previste da questi centri in base alla nostra convenzione e con prezzi ovviamente particolari e più competitivi rispetto ai normali prezzi. Purtroppo il rappresentante del Goethe non ha potuto venire a presentarvi l'offerta formativa del Goethe, però ha inviato un breve filmato che ora vi trasmettiamo, e vi invito poi a rivolgervi direttamente al Goethe se siete interessati a partecipare a un loro corso di tedesco per approfondire la vostra conoscenza del tedesco o per, come ha detto Cinzia prima, mantenerla viva, perché anche questa è veramente molto molto importante. Il filmato è molto breve e vi dà una panoramica delle attività culturali e di insegnamento del Goethe. Dopo il filmato passerò la parola alla dottoressa Sauvignon dell'Institut Français, che vi farà invece la presentazione delle attività dell'Institut Français in convenzione con l'Università di Milano Bicocca. Prego, Beatrice, se vuole far partire il filmato del Goethe.
Bene, cedo ora la parola a Stéphanie Sauvignon, che ci presenterà l'offerta formativa dell'Institut Français in collaborazione con l'Università di Milano Bicocca. Stéphanie? Bonjour à tous, buongiorno, grazie per l'invito e grazie soprattutto a tutti i partecipanti di essere così numerosi. Mi auguro soprattutto che siate in buona salute visto il periodo. Apro la mia presentazione. Per ora c'è ancora il video del Goethe, quindi non ho ancora la mano. Voilà. Mi sentite? Sì, vai tranquilla. Sì. L'unica cosa è che non ho più la mano per mandare avanti la presentazione. È bloccata sulla pagina. Ops. Scusate, torno indietro, ricomincio perché è andata avanti da sola nel frattempo. Sì, magari è un po' lenta a cambiare slide, però la cambio. So se devo aspettare qualche minuto perché nel frattempo va avanti. In ogni caso, l'Institut Français è l'ente culturale francese straniero, quindi dipende dall'ambasciata di Francia in Italia e si occupa della promozione della lingua e della cultura francese. Noi siamo dal 1950 nel Palazzo delle Stelline in Corso Magenta. Non va avanti. C'è sempre sharing. I tecnici possono magari spiegare qualcosa a Madame Sauvignon per aiutarla? Provi a vedere il Allora, fianco, ricomincio. ci sono le freccine, quello 01 a sinistra. No, non c'ho niente. Sulla sinistra non le vede? Rifaccio partire nuovamente. Scusate, tutto questo di sguindo. Diviso il Adesso file vedete o lo qualcosa? screen. Io il file lo prendo dal desktop. Vedete adesso qualcosa? Scusate. Sì, vediamo la slide. Ok, adesso vado avanti, vedete sempre che va avanti. Galleria, sì. Perfetto, quindi dicevo l'Institut, scusate per questi minuti persi, dicevo che l'Institut Français si occupa della promozione della lingua e della cultura francese. Rispetto alla cultura c'è una bellissima galleria presso la nostra sede nel Palazzo delle Stelline con degli eventi culturali e delle mostre. C'è anche una bellissima mediateca con libri, DVD, CD, c'è una possibilità anche in questo, visto il periodo di prendere in prestito prenotando online, ci sono delle misure ovviamente rafforzate per il contenimento del virus, quindi c'è la possibilità di prendere appuntamento dopo aver prenotato a distanza e c'è anche questa piattaforma CultureTech che sono dei materiali digitali disponibili online, che siano libri, riviste, eccetera. Per gli studenti dell'università c'è uno sconto di 30 € anziché 50 per il prestito tutto l'anno. Per quanto riguarda il cinema, c'è una sala cinema con 2 o 3 proiezioni ogni settimana in lingua originale presso l'Institut Français, con lo sconto di 50 € anziché 70 per tutti i servizi che include anche la mediateca per un anno. Allora, in questo periodo ovviamente il cinema è sospeso in presenza, si lavora anche su delle proiezioni online, ci sono molti festival a disposizione in questo periodo, tutto è ripensato nella nostra programmazione. Solitamente ci sono anche delle proiezioni in diretta di teatri tramite l'Opera di Parigi. Degli incontri anche culturali, con l'intervento di autori francesi piuttosto che scienziati, eccetera.
o in questo periodo online. Ci occupiamo anche della promozione dei soggiorni linguistici, la professoressa Pasi parlava prima della necessità di viaggiare e soprattutto in questo periodo credo di proiettarsi nel futuro, in un futuro un po' più positivo di quello che stiamo attraversando, ma per voi studenti è importante prepararsi. Quindi tramite l'iscrizione all'Institut Français presso una scuola di lingua ubicata in Francia c'è lo sconto di 5%, vedete che ci sono vari punti, sono le migliori scuole selezionate che collaborano con noi in Francia, anche alla Martinique addirittura. Invece per quanto riguarda lo studio in Francia, quindi non presso delle scuole di lingua ma proprio presso università, c'è un ufficio che dipende sempre dall'ambasciata di Francia che si chiama Campus France, che è disponibile per aiutare gli studenti nella loro mobilità internazionale, quindi l'iscrizione a delle università piuttosto che anche la scelta e come si ottengono delle borse di studio. Questo si fa tutto online sempre. Per quanto riguarda la nostra offerta formativa, l'Institut Français ha più di 60 anni di esperienza, sono 30 docenti di madrelingua, tutti specializzati. I nostri corsi si rivolgono dai più piccoli ai più grandi, con tutte le specificità e tutti i livelli. Quindi abbiamo corsi collettivi, sono 3 sessioni ogni anno, estensivi, intensivi, corsi di preparazione alle certificazioni perché siamo anche l'unico centro certificatore per tutta la Lombardia. Facciamo anche dei corsi su misura, online, in presenza. In questo periodo tutti i corsi sono a distanza, tranne i corsi individuali su misura. Anche i corsi di traduzione, di conversazione specifica per i livelli alti, corsi di letteratura, di cinema, di storia, eccetera, si tengono a distanza tramite la piattaforma Zoom che qualcuno conosce. Il nostro corso di letteratura è anche molto mirato alla partecipazione di studenti universitari, il mercoledì pomeriggio, una volta al mese questo corso si apre a delle lezioni aperte che accoglie altri partecipanti. Molto di attualità, questo punto forte anche di questi ultimi anni, in particolare l'anno scorso, perché abbiamo trasformato il nostro atelier di pronuncia che si svolgeva presso il laboratorio digitale in un atelier di pronuncia 2-3 volte al mese, sono atelier singoli, intendiamo atelier come lezioni singole di 1 ora e mezza, non c'è bisogno di iscriversi a tutto un percorso ed sono adatti a tutti i livelli, si svolgono a distanza online con il docente di francese e si impara a pronunciare le frasi molto complicate, ma adatte a tutti, per esempio un bon vin blanc. Gli atelier tematici, gli allarghiamo la nostra offerta anche su tutte le sfere della lingua e della cultura francese, quindi proponiamo regolarmente anche degli atelier letteratura, ne abbiamo parlato adesso, pronuncia, ma anche semplicemente canzone, grammatica, scrittura, storia, filosofia, società, addirittura sport e arte. Questo costantemente. Dicevo prima che siamo non siamo accreditato, siamo il centro di certificazione ufficiale, quindi noi siamo un ente culturale francese, siamo un organismo di formazione e siamo un ente certificatore. Quindi rilasciamo i diplomi del DALF, rilasciamo e organizziamo i diplomi del DALF e del Scolaire. Non solo i diplomi del DALF, ma anche il test de connaissance. Quindi, come spiegava anche la professoressa Corti prima, c'è la validità, c'è un diploma, una certificazione, ci sono gli attestati, sono cose diverse. Noi abbiamo la possibilità di rilasciare i diplomi, quindi i diplomi DELF e DALF nella colonna di sinistra, in base ai 6 livelli del quadro europeo comune referente per le lingue, sono diplomi che proponiamo delle sessioni in base alla specificità del pubblico. Voi, in occorrenza, siete come studenti universitari, vi iscrivete alle sessioni adulti, quindi che chiamiamo tout public, DELF o DALF, è semplicemente una distinzione di livello. Al limite anche la sessione DELF professionnelle. I diplomi DELF rilasciano un diploma che è valido a vita. Non c'è un limite di 2-3 anni su questi nella validità del diploma, perché un diploma va a certificare delle competenze del livello per il quale vi iscrivete. Quindi non si rilascia, se si fallisce tra virgolette, non si rilascia il livello inferiore. Se vi presentate al B2 che non avete abbastanza punti, non vediamo il B1, perché è proprio il diploma delle competenze che valido le competenze del B2, esclusivamente del B2 come esempio. Quindi è valido a vita perché è rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione francese e come tutti i diplomi ufficiali rimangono validi a vita, come per esempio la maturità
anche se oggi non vi ricordate, forse voi più di me, come si fanno i vettori, il vostro diploma della maturità ce l'avete ancora. In questo caso per la lingua è un po' più particolare, perché è chiaro che la lingua si perde se non si pratica, per cui ci sono le università, l'occorrenza all'università avvocata, che dà una per accertare le competenze, quindi questo è il riconoscimento, non è più la validità, vi chiede un limite di 2-3 anni, quindi di aver passato questa certificazione, superato questa certificazione negli ultimi 2-3 anni a seconda delle università, che hanno l'autonomia per dichiarare un riconoscimento. Sul vostro curriculum e a livello internazionale il diploma rimarrà sempre valido a vita. Siamo anche centro di certificazione per il TCF. Il TCF, la differenza è che è un test di posizionamento, è sempre ufficiale perché è sempre rilasciato al Ministero della Pubblica Istruzione francese, ma va a collocare le vostre competenze sulla scala di livello, quindi vi risulta alla fine un attestato che dice voi sulla produzione orale siete B1, sulla produzione scritta B2, eccetera. E questo ha invece un limite di validità di 2 anni, perché non è un diploma ma un test. La scala di livelli la conoscete, la professoressa Corti parlava prima effettivamente del livello B1, che è il livello soglia in cui sono capace di, diceva, ordinare una birra, per esempio, in questo caso anche orientarsi in una città, quindi molto basico, è il livello più richiesto, ma non nell'università, effettivamente siamo più sul livello B2 come livello avanzato, perché sono dei concetti più complicati. Parlando delle certificazioni del TELF, più particolarmente, diciamo, il TELF comprende 4 livelli, A1, A2, B1, B2, quindi dall'elementare all'avanzato. Il DALF, quindi A come avanzato, comprende 2 livelli, il C1 e il C2. Noi come centro di esami proponiamo 3 sessioni to public, quindi adulti per voi, all'anno, novembre, febbraio e giugno. C'è una prima tappa. Non per forza prima, c'è una tappa che riguarda le prove collettive con ascolto, comprensione dei testi e produzione scritta. E c'è separatamente una prova individuale, che è un colloquio, dibattito, il monologo con i 2 esaminatori. La data delle prove collettive è sempre fissa a livello nazionale per tutta l'Italia, la data delle prove individuali è fissata in base al mese, quindi per ciascuna persona, ma può essere prima l'orale, dopo le prove scritte o viceversa, non sono vincolate l'una e l'altra. L'opzione anche DELF professionale esiste, quindi va a prendere esattamente la stessa struttura del DELF, però orienta su delle competenze sempre delle situazioni quotidiane, ma professionale, ed esiste solo fino al livello B2 e c'è una sessione all'anno. Dicevamo che il diploma va a valutare 4 competenze, comprensione scritta, comprensione orale, produzione e interazione orale e produzione scritta per i 6 livelli. La modalità di valutazione, ognuna di queste 4 prove è valutata su 25 punti, quindi dà un totale per il diploma di 100 punti. Per superare il diploma, per ottenere questo diplomino alla fine, bisogna ottenere la media, cioè 50 minimo su 100 totale, però bisogna anche avere un minimo di 5 su 25 per ciascuna delle 4 prove, cioè se avete 4 in produzione scritta e avete un totale di 60 su 100 siete eliminati, perché è importante avere un minimo in tutte le competenze per veramente attestare di questo diploma, perché ripeto è un diploma che va a valutare le competenze. Ogni diploma è indipendente dall'altro, che vuol dire che le prove non sono propedeutiche, non dovete fare la 1 per poi fare la 2 eccetera, potete presentarvi direttamente al B2 ovviamente se avete le competenze, come diceva il professor Sacorti, non fatevi perdere tempo provando inutilmente, ma provate una certificazione quando siete preparati. Il conseguimento della certificazione non comporta il rilascio del certificato di livello inferiore, questo l'abbiamo detto, perché si fa per alcune certificazioni private. I diplomi sono validi a vita, lo dicevo anche prima, e sono riconosciuti a livello internazionale. Questo è un esempio di come si presenta un diploma con dietro tutti i voti ottenuti e la media.
Per quanto riguarda in modo più specifico la convenzione con l'Università Bicocca, gli studenti hanno le tariffe scontate. Quindi per ciascun livello, la tariffa piena, prendiamo l'esempio del B2 perché è quello più importante e riconosciuto per l'università. Il livello B2 costa 135 per tutti gli iscritti normalmente, per gli studenti dell'università, gli studenti e dipendenti, scusate, è di 115 euro. L'iscrizione si fa direttamente tramite il nostro sito internet, bisogna specificare andando a selezionare l'origine, il tipo di pubblico che siete, selezionate l'Università Bicocca. Proponiamo corsi estensivi di preparazione agli esami. Da ottobre a gennaio, da febbraio a giugno, è in corso attualmente una sessione, come dicevo tutti i nostri corsi collettivi sono in modalità a distanza in videoconferenza, per esempio il B2 il giovedì, il martedì C1 e il giovedì C2, corsi di 21 ore a sessione. Ma proponiamo soprattutto dei moduli express di preparazione all'esame. Perché questi livelli solo a partire dal B1, B2? Perché fino al livello A2 e B1, non c'è bisogno di una preparazione mirata per le competenze, perché sono situazioni della vita quotidiana che vengono valutate nei nostri diplomi, per cui anche la simpatica Rosetta Stone può benissimo prepararvi a delle competenze trasversali fino a livello A2 B1. Per il B2, se avete intenzione di fare particolarmente una certificazione, è importante essere preparati perché ci sono anche delle competenze metodologiche che sono importanti. Sapete che la produzione scritta per i francesi è molto diversa, sin da bambini si è preparati per un'organizzazione delle idee fatta in modo molto diverso rispetto a quelle italiane, per cui è importante essere consapevole delle richieste e dei bisogni per questi livelli, quindi avere una preparazione più specifica alle prove. Quindi DES B1, B2, facciamo questi moduli express, generalmente una settimana intensiva, tutti i giorni 2 ore, esattamente la sera del 19 al 21, un mese circa prima di ogni sessione di esame, quindi settembre, gennaio, maggio, giugno. Questi moduli express da gennaio li proveremo anche tramite la nuova piattaforma che usiamo, la piattaforma del Learning Management System, che consente di avere una parte di attività sulla piattaforma guidate dall'insegnante con degli esercizi interattivi e una preparazione accompagnata. Potete vedere le vostre statistiche, scambiare anche con i vari partecipanti del gruppo e avere un CV più specifico, più mirato da parte del docente con riscontro immediato. Quindi proporremo da gennaio questo formato ibrido di 3 settimane, sempre con la tariffa preferenziale di 110 euro per B1, B2, di 10-15 ore in autonomia con attività sulla piattaforma e 10 ore in presenza, cioè in presenza tra virgolette, in videoconferenza con l'docente. In tutti i nostri corsi, in presenza eravamo su 12 persone massimo, adesso in videoconferenza siamo 10 partecipanti massimo per tutti i livelli, ad esclusione dei livelli principianti in cui siamo a 8 partecipanti. Nei nostri corsi di francese generale, quindi torniamo alla nostra offerta più vasta, proponiamo corsi, dicevo prima, dai bambini ai più grandi, per tutti i livelli, quindi la nostra proposta è molto vasta perché va a mirare ogni gruppo a una fascia oraria, ma perché corrisponde anche a un livello, per esempio per il livello B1 sono 3 moduli di 30 ore ciascuno. Per essere collocati nel corso che corrisponde esattamente al vostro livello, non per forza, se avete una certificazione per esempio A2, noi vi iscriveremo a livello B1, perché essendo un decoupage di 3 moduli per ciascun macro livello, è importante che i gruppi siano omogenei per lavorare meglio sulle le vostre competenze, per cui si fa obbligatoriamente un test di livello. Da quest'anno il test di livello è parte online da solo, su un formulario, e la seconda parte è con un incontro personalizzato in videoconferenza col docente di francese. I test sono gratuiti e sono erogati durante i periodi di iscrizione, quindi prossima sessione di corsi sarà a gennaio, per cui l'iscrizione nel mese di dicembre saranno disponibili questi test gratuiti. Dicevo, sono 3 trimestri di corsi all'anno,
ottobre, dicembre, gennaio, marzo, marzo, giugno e due quadrimestri, questi per i corsi più specifici, da febbraio a giugno il prossimo. Ogni mese proponiamo dei corsi intensivi anche per i livelli A1, A2 e B1 attualmente. Dal 16 novembre c'è un inizio di corsi intensivi che durerà, quindi 3 lezioni a settimana che dura fino alle vacanze, un po' prima delle vacanze di Natale, con ovviamente sconto studenti. Cosa sono i savoir-faire? Vi passo sul savoir-faire della 1 e la 2 perché la 1 si parla di se stesso, la 2 si allarga sulle attività, su descrivere la sua famiglia, eccetera. Che è più importante per voi? Il B1, ne parlavamo prima, mi so arrangiarmi in tutte le situazioni quotidiane della vita e fare fronte a qualche imprevisto, esprimere la mia opinione. Il B2, sono capace anche di riformulare, argomentare e difendere la mia posizione, parlare con aisance naturelle e efficacité. Quindi stiamo saltando un gap molto ampio tra il B1 e il B2, che necessita un mirare sulle competenze per acquisirle. C2, come diceva anche la professoressa Corti, è più madrelingua, quindi passo. Comunque sui livelli del DALF, quindi C1 e C2, le competenze sono molto universitarie, quindi ovviamente dal punto di vista linguistico bisogna essere più che avanzato, quasi vicino alla padronanza di un madrelingua, ma soprattutto avere come capacità delle competenze di struttura della lingua più vicino a quelle universitarie, per cui saper fare una sintesi di testi, un essay agrémenté, sono delle prove che necessitano un'organizzazione, una struttura, una capacità di produzione molto fine. I nostri contatti, attualmente la segreteria è aperta in modo un po' ridotto, ma c'è sempre qualcuno in presenza per accogliere in modo distanziato le persone che avrebbero bisogno di informazioni, siamo comunque sempre raggiungibili tramite mail con i corsi collettivi, corsi mirati. Mi sono dimenticato di dare anche questa precisazione che per i corsi individuali su misura che si fanno o in presenza o in modalità videoconferenza, gli studenti dell'Università Picocca hanno l'esenzione totale delle spese di segreteria che sono di 45 euro. Merci. Grazie mille Stefanie per questa interessantissima presentazione. Come vedete, rispetta le promesse che avevo fatto, è un'offerta formativa molto ampia per tutte le esigenze, dall'imparare il francese accademico professionale a imparare la cultura, l'arte, il cinema e così via. Quindi mi raccomando, approfondite bene questa conoscenza e se volete mantenere vivo e imparare il francese, lingua bellissima, andate all'Institut Français. Bene, cedo ora la parola, ringrazio Stefanie di nuovo e cedo la parola al rappresentante del British Council di Milano, Cristina Lambias. Cristina, ci sei? Ci sono, eccomi, buongiorno. Buongiorno, prego, la parola a te. Adesso cerco di condividere la presentazione nel modo più veloce più possibile. Forse ancora... Stefanie deve interrompere la sua condivisione. Non ho la condivisione. Sì, vediamo ancora le tue slide. Ecco, perfetto. Vedete le mie? Vediamo le tue. Cristina, vediamo le tue. British Council, prego. Esatto. Allora, vi parlerò prima brevemente, dato l'orario, di chi siamo, di chi è il British Council e della nostra attività nel campo dell'istruzione, della società e dell'arte, per poi descrivervi in maniera un pochino più dettagliata la nostra offerta su misura per l'Università degli Studi di Milano di Bocca. Dunque, il British Council è l'ente ufficiale britannico per la promozione delle relazioni culturali e delle opportunità educative in Italia e nel mondo. In Italia siamo presenti con 3 centri, Milano, Roma e Napoli. A Milano siamo in via Manzoni. E l'obiettivo del British Council è quello di creare una rete di fiducia e comprensione tra le persone in tutto il mondo. Grazie ai nostri programmi milioni di persone hanno l'opportunità di conoscere la cultura e la creatività britannica.
In maniera davvero veloce vi do una panoramica di qualche esempio in ambito culturale. L'iniziativa principale quest'anno in Italia, da un punto di vista appunto socio-culturale, è rappresentato da UK Italy Season 2020, un programma di eventi culturali in formato digitale, il cui scopo è sviluppare legami più forti tra i settori culturali del Regno Unito e Italia. L'iniziativa riunisce importanti professionisti dell'ambito dell'arte, nel campo dell'arte, della formazione, economisti culturali, per affrontare le sfide che il settore culturale oggi ci pone e cogliere anche però le grandi opportunità che lo stesso settore culturale ci offre. Per qualsiasi ulteriore informazione voi vogliate, potete fare riferimento al sito che vedete sulla slide, britishcouncil.it/event. E avrete un'idea migliore di tutta la nostra programmazione in questo senso. Sono eventi davvero variegati, si va dall'arte, la musica, le scienze, la politica, la società, un programma davvero fitto e molto molto interessante. Altri due veloci esempi del nostro lavoro, impegno in ambito culturale artistico. Il British Council dal 1938 è responsabile del padiglione britannico presso la Biennale di Venezia. E un esempio in tutt'altro campo invece, quello musicale, collaboriamo con la piattaforma musicale Linecheck. Saremo presenti alla Milano Music Week che si terrà dal 16 al 22 novembre 2020. Questo è un evento online che presenterà i più recenti talenti del panorama musicale inglese britannico, con tre band che si esibiranno dal vivo da Londra e il tutto verrà trasmesso sulla radio globale del British Council che si chiama Selector. Tutto questo è comunque disponibile sul nostro sito, sia quello globale britishcouncil.org che quello italiano britishcouncil.it. Ancora un altro esempio del nostro impegno in ambito scientifico in questo caso, ma magari qualche studente afferente a queste facoltà, le facoltà scientifiche potrebbe essere interessato. FameLab è la competizione leader della comunicazione scientifica a livello mondiale e consiste in una sorta di talent show. I partecipanti di solito sono scienziati, ricercatori o studenti universitari che vogliano mettersi alla prova con un progetto di ricerca, un progetto scientifico e comunicarlo a una platea di una giuria esperta proveniente dal mondo della scienza e della comunicazione. Il British Council organizza ogni anno competizioni FameLab in circa 25 paesi e il vincitore di ogni competizione nazionale si reca poi al Cheltenham Science Festival a Londra per partecipare alla finale internazionale. Per l'Italia quest'anno parteciperà alla finale internazionale Marco Drago, il vincitore di FameLab Italia 2020, un ricercatore fisico del Grand Sasso Science Institute. Facciamo così che forse vedete un po' meglio, istruzione e lingua inglese, questo è un ambito che vi riguarda sicuramente più da vicino, ovvero il nostro impegno nel mondo dell'istruzione. Il British Council eroga sì corsi di lingua inglese, ma lavora anche con le autorità scolastiche nei paesi dove è invitato a farlo, al fine di apportare migliorie ai sistemi educativi del paese stesso, anche attraverso l'utilizzo della lingua inglese. Inoltre insegniamo l'inglese non solo all'interno delle nostre strutture, ma anche attraverso la radio, il web e trasmissioni televisive per bambini e per adulti. Il British Council inoltre è un ente accreditato dal MIUR, il Ministero Italiano per l'Università e la Ricerca, per la formazione del personale della scuola. Esami e certificazioni, tema sempre particolarmente caldo per gli studenti universitari. Migliaia di candidati si rivolgono presso i nostri centri, presso i nostri uffici ogni anno per sostenere un esame al fine di ottenere migliori opportunità per la carriera o per lo studio.
è possibile presso i nostri centri in Italia sostenere diversi, tantissimi in realtà, esami e test, tra i quali gli esami Cambridge, sia per bambini che per adulti Key, Preliminary, First, Advanced and Proficiency, quindi da A1 a C2, da A2 con il Key a C2, e il popolare IELTS. Inoltre abbiamo anche una vasta gamma di esami professionali britannici più specifici. Passiamo ad IELTS, International English Language Testing System. IELTS è la certificazione più diffusa, il test più diffuso di lingua inglese al mondo. È sviluppato da alcuni tra i maggiori esperti mondiali di valutazione linguistica e valuta tutte le competenze linguistiche, ovvero la lettura, la scrittura, l'ascolto e la conversazione orale. Il test riflette come viene utilizzato l'inglese, quindi la lingua straniera, per studiare, lavorare e vivere in un ambiente di lingua inglese. Viene accettato da oltre 10.000 organizzazioni in più di 140 paesi al mondo e queste organizzazioni includono enti governativi, istituzioni accademiche, datori di lavoro e così via. È anche utilizzato per motivi di emigrazione. Tutte le autorità di immigrazione che richiedono un test di lingua inglese generalmente accettano IELTS. La nostra offerta formativa ad hoc per gli studenti della vostra università, dell'Università di Milano Bicocca. Abbiamo organizzato corsi, due tipi di corsi, corsi di General English e corsi di preparazione alla certificazione IELTS. Tutti i corsi verranno erogati online tramite la piattaforma Zoom in modalità sincrona, ovvero ci sarà un docente che vi seguirà dall'inizio alla fine del corso. In più avete la possibilità di sostenere l'esame IELTS a tariffa scontata. Il corso di General English, corso da 45 ore, è suddiviso in due cicli, ovvero potete scegliere di partecipare al corso che, del primo ciclo che verrà svolto da febbraio ad aprile, oppure il secondo ciclo da aprile a giugno. I livelli sono B1, quindi intermedio, e B2.1, upper intermediate. I giorni e gli orari li potete vedere sulla slide, martedì e giovedì dalle 5:30 alle 8, come dicevo, sulla piattaforma Zoom, con un docente altamente qualificato. Si consiglia, questo vale per tutti i nostri corsi, una frequenza minima al corso pari al 70% delle ore totali previste. E il costo del corso è di €480. Sia per il corso di General English che per il corso IELTS, le tariffe offerte agli studenti della vostra università hanno uno sconto pari a quasi al 50% sulle tariffe solite e standard del British Council. Corso di preparazione IELTS, 22 ore e mezza. I livelli, c'è solo un livello B2.2, i giorni sono martedì dalle 5:30 alle 8, mercoledì dalle 5:30 alle 8 ancora, sempre sulla piattaforma Zoom, è suddiviso anche questo in due cicli, vedete le date disponibili per il primo ciclo martedì e mercoledì e il secondo ciclo mercoledì, da febbraio a marzo e il secondo ciclo da aprile a giugno. Il costo del corso è di €260, si precisa che il costo non comprende la relativa certificazione, che ha un costo a sé, a parte, sempre con una tariffa scontata dedicata agli studenti dell'Università Milano Bicocca. Inoltre, se partecipate, se vi iscrivete ad un corso, uno dei nostri corsi IELTS, avrete la possibilità di accedere a risorse gratuite per i nostri studenti, quali il corso online Road to IELTS Last Minute, l'accesso gratuito a Word Ready, una risorsa online che offre un apprendimento del vocabolario personalizzato per aiutare gli studenti a prepararsi meglio al test,
e pratica del test gratuita accedendo a ielts.org/prepare. Comunque tutte queste informazioni vi verranno fornite al momento dell'iscrizione. Per chi volesse sostenere l'esame IELTS, anche senza aver frequentato uno dei nostri corsi di preparazione, è possibile iscriversi tramite il link che verrà fornito dalla vostra università. Ripeto, la tariffa è scontata, vi faremo sapere in breve quale sarà l'importo e anche lo scorso anno era la convenzione prevedeva la stessa tipologia di scontistica. Per qualsiasi informazione maggiore su IELTS potete sempre visitare il nostro sito britishcouncil.it. Per le iscrizioni, il termine ultimo per iscriversi ai corsi del primo ciclo è il 10 gennaio 2021, per poter svolgere il placement test il 17 gennaio 2021. Di nuovo vi manderemo tutte le informazioni al momento dell'iscrizione. Il placement test verrà svolto successivamente all'iscrizione e prima della formazione dei gruppi. Per il secondo ciclo, il termine ultimo per iscriversi ai corsi è il 7 marzo del 2021 e il placement test dovrà essere completato entro il 14 marzo del 2021. Il placement test consiste in un test scritto online per il quale vi manderemo un link una volta completata l'iscrizione. Nel caso poi aveste già svolto il test con il British Council, non occorrerà rifarlo. Un'altra informazione che può essere utile e interessante per gli studenti per voi studenti dell'Università Milano Bicocca, abbiamo dedicato a voi uno sconto di 50 euro sul prezzo pieno dei nostri corsi aperti al pubblico, quindi non i corsi su misura di cui vi ho parlato finora, ma i corsi, tutta la vasta gamma di corsi aperti al pubblico e per i quali potete trovare ulteriori informazioni sul nostro sito. Per intenderci, sono i corsi svolti presso le nostre sedi o quelli svolti online, però aperti sempre al pubblico. La nostra offerta per i docenti universitari: abbiamo un corso che sta riscuotendo tantissimo successo nel mondo accademico italiano, chiamato Teaching in English for Academics. È un corso ideato di recente dal British Council Italia per il mondo accademico italiano e nello specifico per i docenti universitari che insegnano la propria materia in lingua inglese e che siano interessati a migliorare la loro metodologia di insegnamento in lingua inglese. È sì un corso svolto erogato in lingua inglese, con la finalità di migliorare alcuni aspetti linguistici per poter insegnare la propria materia in lingua inglese, ma è anche, e ci tengo a precisare, un corso di metodologia per docenti che erogano la propria materia in lingua inglese, ovvero English as a Medium of Instruction. Abbiamo anche la disponibilità di organizzare corsi e workshop su misura per docenti universitari, ricercatori e dottorandi di Academic English, quindi con un focus sulla preparazione di lezioni, conferenze, seminari, paper editing e così via. Per qualsiasi informazione, sempre il nostro sito britishcouncil.it, oppure potete scrivere a questa email corsiaziendali.milano@britishcouncil.it. Io ho terminato. Grazie mille Cristina, mi riaggancio all'ultima cosa che tu hai detto, cioè i corsi di inglese per docenti. Se c'è qualche mio collega collegato, ricordo che un'informativa al proposito è stata mandata a tutti i direttori dei dipartimenti e stiamo raccogliendo l'interesse dei docenti a partecipare a questo corso perché vogliamo organizzarli proprio
Milano Bicocca. Quindi invito i miei colleghi collegati, se ancora non hanno ricevuto l'informazione, a rivolgersi ai propri direttori di dipartimento, che devono inviare le manifestazioni di interesse a Cinzia Corti entro il 15 di novembre. Speriamo di riuscire ad organizzarlo anche per i docenti di Milano Bicocca. Grazie mille Cristina. Grazie a voi, buona notte. Grazie mille. Siamo un po' in ritardo, ma non importa, spero che siate tutti ancora collegati. Non so se è riuscito a collegarsi il rappresentante di Easy Life. Sì, eccomi. Eccolo. Benissimo, grazie. Quindi, buongiorno, non so se lei ha bisogno di presentarsi delle slide. No, non ho delle slide, parlo, parlo sulla voce. Sì. Benissimo, allora Easy Life ci presenterà la sua offerta formativa in convenzione con l'Università di Milano Bicocca. Grazie, prego, 10 minuti a lei. Sì, perfetto, grazie mille. Dunque, io sono Giulia Panzerani, appunto rappresento la Easy Life, scuola di lingue da circa 30 anni, si dedica alla formazione linguistica. E nello specifico con Bicocca collaboriamo circa dal 2014 ed è un progetto che porta molte soddisfazioni, devo dire. E io insomma mi sono occupato personalmente di curare questo progetto insieme alla mia squadra negli ultimi 2 anni e ho avuto il piacere di interfacciarmi con tutto lo staff della Bicocca e con Cinzia Corti, che ringrazio per questa opportunità di presentare i nostri corsi, e con gli studenti stessi, con i quali ho potuto verificare in maniera diretta i loro progressi come risultato finale di un lavoro coeso e coordinato tra noi e l'Ateneo. Faccio un piccolo cappello: da un punto di vista personale trovo molto motivante questa collaborazione per la forte propensione che abbiamo riscontrato nell'Ateneo stesso al supporto agli studenti, che per esempio, per fare un esempio, l'utilizzo delle SIM a solo traffico dati, infatti l'università ha stanziato molte risorse per supportare gli studenti che per chi non aveva la possibilità o in ogni caso senza gravare sulle proprie finanze ha potuto così seguire le lezioni online in questo periodo. Allora, come sono strutturati i nostri corsi? I nostri corsi in collaborazione con l'offerta Bicocca, insomma. Allora, innanzitutto sono lezioni monosettimanali o bisettimanali, quindi una o due volte a settimana, lezioni da 2 ore e mezza, sempre nella fascia oraria 17.15, 19.45. In alcuni casi viene posticipata in base alle esigenze della classe, quindi, o del docente. Per esempio, un paio di corsi di questa prima sessione, del primo semestre, sono stati spostati alle 19.45. In ogni caso non andremo mai oltre l'orario limite delle 20.15. Le lezioni si svolgono su Zoom con docenti qualificati, un corpo docenti che non sono non solo di madrelingua inglese, ma con esperienza pluriennale nell'insegnamento e con appropriata abilitazione. E di fatto i nostri docenti hanno il supporto del nostro team di esaminatori, in quanto noi, in qualità di centro d'esami, possiamo indirizzare questi corsi, che sono di fatto dei corsi di General English, ma in realtà sono mirati alla certificazione internazionale, Language Cert, che è sostitutiva della idoneità linguistica. Faccio una piccola precisazione: la certificazione Language Cert è una certificazione internazionalmente riconosciuta dal MIUR e da altri ministeri dell'istruzione, e è appunto una certificazione sostitutiva dell'idoneità linguistica. Quella è la certificazione compresa nell'offerta di Bicocca di 290 euro, quindi corso più esame, è la certificazione scritta. Da quest'anno, novità di quest'anno accademico, mettiamo a disposizione anche la prova orale, che è un'abilità anche contenuta nei corsi, quindi di fatto diventano dei corsi di General English a tutti gli effetti completi. Questo perché molti studenti ce li richiedevano, ci richiedevano una certificazione più completa, magari da spendere meglio in ambito lavorativo. Dunque, tornando sulla struttura delle nostre lezioni, prima di iscrivere e di inserire uno studente nei nostri corsi, noi stabiliamo, inviamo un test di livello attraverso il quale possiamo ricevere delle informazioni dagli studenti e formuliamo una needs analysis. Quindi comunque i giorni di lezione vengono organizzati sulle disponibilità degli studenti e sul loro livello, per garantire una omogeneità all'interno della classe che consente ai docenti di andare velocemente a passo spedito verso il livello richiesto della classe.
Per quanto riguarda il livello richiesto dal singolo studente, chiaramente cerchiamo di accontentare queste richieste il più possibile, ma di fatto li indirizziamo anche gli allievi, i ragazzi, verso il livello più appropriato in base alla loro preparazione iniziale. Questo perché spesso appunto, gli esami richiesti dall'Ateneo sono il B1 e il B2, e quindi spesso magari uno pensa di voler andare subito al B2. Difatti, insomma, potrebbe verificarsi di avere un livello più alto o più basso, e questo noi lo otteniamo in base ai risultati del test d'ingresso. Quindi, attraverso questa griglia di disponibilità di vari studenti, organizziamo i corsi. Uno o due volte a settimana, vi dicevo, e vengono somministrate delle simulazioni specifiche, Language Cert, all'interno dei corsi, e quindi grosso modo da metà corsi in poi si svolgono una o due simulazioni intermedie, più la simulazione finale alla fine del corso. I corsi sono di 47 ore e 30 minuti, in 19 lezioni, che quindi durano circa 4 mesi e mezzo nella formula standard di una volta a settimana e all'incirca 2 mesi per la formula bisettimanale. Vi dicevo che in qualità di centro di esami possiamo fornire istruzioni adeguate ai nostri docenti che abituano gli studenti e futuri candidati al layout specifico dell'esame. E quindi ecco, questo attraverso le nostre lezioni online su Zoom. La struttura delle lezioni è rimasta pressoché invariata tra le lezioni in presenza, come erano inizialmente secondo questo progetto, e quella online. Poiché i contenuti delle lezioni sono sempre gli stessi e non c'è nessuna difficoltà nell'erogazione online, sia per le prove di ascolto, lettura, scrittura e parlato, novità di quest'anno, e per le simulazioni, sia nella modalità in presenza che online, si potevano fare a lezione, si possono fare a lezione o da casa. Le esercitazioni di gruppo anche sono possibili. Attraverso Zoom, attraverso la funzione Breakout Rooms, queste sale gruppi, chiamata sessioni interattive in italiano, che permette appunto al docente di suddividere gli studenti in gruppi per poter svolgere delle esercitazioni durante le lezioni. Questa è una funzione molto utile e devo dire che in generale dagli studenti abbiamo riscontrato degli ottimi feedback su questi corsi online. Per certi versi abbiamo riscontrato una didattica, gli studenti ci hanno segnalato che la didattica era anche aumentata. Vi faccio un esempio. Nelle lezioni in presenza, ad esempio, era impossibile poter annotare oppure cerchiare e sottolineare delle parole del libro durante la spiegazione di ogni studente, cosa che invece è possibile nelle lezioni online, attraverso la condivisione schermo e lo strumento Annota di Zoom. Molto utile con cui anche il docente può salvare e inviare questa documentazione agli studenti che possono di fatto studiare sugli appunti del docente durante la lezione. Queste lezioni che sul momento sono online e ci auspichiamo che se migliorerà questa situazione potremo tornare ad erogare in presenza, sono anche videoregistrate e sono disponibili nei nostri archivi per 30 giorni. Questo vuol dire che all'interno di questo spazio temporale, di questi 30 giorni, lo studente può richiedere la registrazione per poter studiare anche offline, come stanno facendo diversi studenti che magari per il corso con frequenza bisettimanale possono seguire una sola lezione e quindi l'altra la richiedono settimanalmente o il giorno dopo gli viene inviata attraverso un link. Dunque, vi dicevo, i nostri docenti sono di fatto non solo di madrelingua inglese, ma con abilitazione all'insegnamento. Sono di fatto dei coach per questi studenti perché li supportano anche al di fuori dell'orario di lezione. C'è un monitoraggio continuo che viene fatto sull'avanzamento, sui progressi degli studenti e i docenti di fatto ecco, si occupano di supportare e di correggere anche i loro compiti al di fuori dell'orario di lezione. Un'altra caratteristica vincente, devo dire un po'. Di questi corsi, devo dire, un po' è venuta anche per le necessità di questi ultimi periodi, di quest'ultimo periodo, è la facilità con cui un candidato può prenotare questo esame online, Language Cert. E perché? Come funziona? Il candidato ci invia la richiesta,
per la prenotazione dell'esame che ha già pagato nei 290 euro del corso di 47 ore e mezza più l'esame scritto. E noi inviamo questo voucher che consiste sostanzialmente in un codice all'interno di questa mail dove è contenuto anche il calendario. Ho il calendario degli esami online, che comunque, piccola precisazione, saranno disponibili, gli esami LanguageTest saranno disponibili anche in presenza, ma in sessioni da concordare nel secondo semestre. Questi esami online si svolgono individualmente e questo calendario si aggiorna in tempo reale. Quindi di fatto non esiste un calendario con date fisse, ma è perché LanguageCert offre un servizio piuttosto ottimale da questo punto di vista, perché anche a distanza di pochi giorni dalla richiesta dell'esame, una volta ottenuto il voucher, si riesce a trovare una data per il proprio esame. Oh, nel caso di voler fare anche l'esame orale, conviene prenotarsi almeno 30 giorni prima per far sì che si trovi una data in cui ci siano orari consecutivi tra la sessione scritta e la sessione orale. Questo perché di fatto gli esami scritti e orali sono due prove separate, due prove distinte che però si possono svolgere nella stessa fascia oraria se si prenota, diciamo, almeno 20-30 giorni prima. Allora, per quanto riguarda la riuscita di questi corsi, possiamo confermare, anche per l'anno passato, come anche per appunto, gli ultimi esami che possiamo riscontrare, c'è una riuscita del 97%. Per diverse classi del 100%, basandoci sui numeri degli studenti che hanno superato l'esame finale. E a questa si aggiunge una soddisfazione personale nell'essere consapevoli di consegnare al mondo lavorativo anche delle risorse ben formate e con un riconoscimento internazionale in tasca. Proseguiremo ancora questo piacevole rapporto di collaborazione per tutto il secondo semestre. Per i prossimi corsi bisognerà iscriversi a febbraio 2021. E potete ottenere maggiori informazioni andando sul sito dell'Ateneo Bicocca nella sezione Lingue e trovare i nostri contatti, oppure comunque insomma ve lo dico alla mail easy@easy-centralelife.com per richiedere maggiori informazioni sui corsi del secondo semestre che partiranno da marzo 2021. Ok, io avrei finito, vi ringrazio e passerei la parola al collega per il Rosetta Stone, Fred Nicholas. Grazie mille per tutta questa esauriente spiegazione e appunto, last but not least, cediamo ora la parola a Freddy Nicholas di ProLingue Rosetta Stone, proprio perché quest'ultimo intervento serve di nuovo a testimoniare il fatto che l'Università di Milano Bicocca punta moltissimo su questo strumento Rosetta Stone, che è veramente potente, anche se lo ammetto, richiede da parte di voi studenti una grande forza di volontà, perché è uno strumento di autoformazione. Proprio per aiutarvi ad usarlo al meglio, l'università ha inserito nella propria convenzione con Rosetta Stone dei servizi di supporto, di cui che vi illustrerà Freddy nel suo intervento. Freddy, sei collegato? Non abbiamo il dottor Freddy Nicola. Pronto? Freddy, ci Ecco sei, qui. perfetto. La parola è aspetta a te, tocca a te. Grazie, stavo provando di condividere il mio schermo. Vedo che mi dici share file. C'è ancora Istituto Francesi. Pronto? Sì, come Ancora mai? la Professore. Ok, benissimo. Grazie. Adesso vedete il mio schermo, vero? Sì, scusa Freddy, hai 10 minuti, alla fine dell'intervento lasciamo spazio a delle domande che vedo che stanno già girando nella chat ufficiale, ma dopo lasceremo ancora 10-15 minuti per poter appunto rispondere e riproporre le domande se non avete già ottenuto una risposta. Grazie, scusa Freddy, vai. Prego. Grazie. Allora, mi rendo conto che sono l'ultimo, dunque sono sicuro che tanti di voi siete stanchi, per cui cerco di essere riassuntivo, anche se ho molte, informazioni utili per voi da darvi. Invece cercherò di riassumerli, poi darvi lo strumento dove potete leggere e approfondire il discorso.
Ok, prima di tutto io sono Fred Nicolas, esperto in processi di apprendimento linguistico da circa 30 anni e praticamente ho sempre osservato e imparato molte lingue, ho seguito studenti da tutto il mondo in tante università, istituti e aziende, ho visto un po' quanto soffrono i giovani dopo aver fatto molti anni di studio all'università e si affacciano al mondo del lavoro. Perdono delle occasioni perché magari qualcuno che conosce più lingue o che conosce bene l'inglese almeno riesce a prendere, diciamo, il posto. Dunque, le lingue sono molto importanti, ma non si può pensare all'ultimo minuto. Come è stato detto all'inizio, come la vostra università ha ben pensato, sviluppato degli strumenti a vostra disposizione molto utili per aiutarvi a apprendere le lingue, invece l'apprendimento è una crescita personale, dunque nessuno può fare al tuo posto. Gli altri possono darti uno strumento, possono metterti a disposizione gli strumenti e darti indicazioni, ma se tu non fai l'azione, non prendi l'iniziativa, il risultato non lo avrai. Perché? Perché la lingua è una competenza. La lingua è una competenza comunicativa e la competenza significa abilità, significa qualcosa che devi costruire. Invece siamo abituati, purtroppo, alla realtà della formazione e che lavoriamo spesso a scuola e anche nei corsi universitari a cercare di costruire la logica, che è la grammatica, e trovare la traduzione per poter capire e che cosa succede nell'altra lingua. Però in questa maniera rimaniamo legati alla nostra lingua madre e non sviluppiamo la competenza reale, la nostra abilità, non la acquistiamo perché siamo troppo concentrati sulla logica, sulla grammatica e dunque il risultato, molte persone che vediamo dopo tanti anni che hanno fatto corsi di lingua, hanno la convinzione errata di non essere capaci di usare una lingua dopo tanti sforzi. Dunque, nozioni, memoria e sforzi. Dunque, si basa sulla nozione per capire come funziona. La memoria per memorizzare le parole. Faccio dello sforzo per costruire. E in tutta questa situazione, in una vera realtà dove io mi incontro con altre persone per lo scambio linguistico, cioè scambiare me con gli altri, entrare in contatto con gli altri, se io non sono presente in quel momento, la mia mente è occupata a cercare la grammatica, la traduzione delle parole, mi rendo conto che ho difficoltà a comunicare, allora penso che non sono bravo. Effettivamente andiamo a analizzare molto rapidamente questo aspetto qui. Perché praticamente le nozioni e traduzioni non funzionano perché la lingua è una competenza. Dunque non basta cambiare canale per cambiare approccio. Non è che se utilizziamo una piattaforma meravigliosa oppure andiamo in un corso di un istituto prestigioso abbiamo risolto il problema. Il problema è che dobbiamo cambiare il nostro approccio di come impariamo una lingua. Andiamo a vedere alcuni aspetti della neuroscienza che ci fa capire molto bene, alcuni aspetti del processo di apprendimento. La cosa più interessante è che, la neuroscienza ha dimostrato che le zone più attive, nella comunicazione, diciamo in un contesto, aziona i due lati della corteccia cerebrale, destro e sinistro, mentre l'uso della logica, lingua madre, traduzione, eccetera, è centrato soprattutto nell'amigdala, che è la parte centrale del cervello. Dunque io studio, 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 accumulo nozioni, ma quando devo comunicare con la lingua, comunicare sia orale che scritto, senza essere fluido a poter capire e esprimermi, mi rendo conto che non sono capace. Il risultato è che praticamente se io non costruisco gli automatismi linguistici del subconscio, non raggiungo realmente buoni risultati di competenza, cioè non arrivo alla competenza, perché gli automatismi dell'inconscio non sono altro se li dico in parole semplici, la familiarità, quando dormo vicino a una fontana e tutte le notti c'è il suono dell'acqua, mi abituo e mi diventa familiare, non più un suono strano. Se io imparo una nuova lingua e le parole le sento più spesso, e li vedo in tanti contesti diversi, diventano più automatici. Se
Se invece devo fare uno sforzo di logica e di grammatica, è molto più complicato saperli utilizzare in modo automatico. Dunque, gli automatismi linguistici come funzionano? Molto rapidamente, la curva dell'oblio è un qualcosa che potete cercare. La curva dell'oblio, diciamo, sviluppata dal psicologo Hermann Ebbinghaus, ci ha dimostrato che fisiologicamente, se noi un certo dato lo dimentichiamo entro 3 giorni, se non c'è ripetizione. Più lo ripetiamo in un arco di tempo, più si prolunga. Dunque, un dato che io lo rivedo entro 24 ore, anziché dimenticarlo entro 3 giorni, lo dimenticherò entro 7 giorni. E se entro 3 giorni rivedo le informazioni, mi prolunga a 12 giorni e così via. Questo dato è molto interessante perché io posso studiare, capire la nozione. O come ha detto Cinzia Corti nella sua presentazione, posso fare molti corsi, poi dopo dimentico molte cose che ho imparato, perché non c'è la capacità di ricordare se non c'è revisione e ripetizione. L'altro aspetto molto importante della neuroscienza è l'associazione dei suoni e delle immagini, cioè associare i suoni alle immagini in un contesto reale. Il lobo frontale della corteccia cerebrale è quello che memorizza le parole, associa anche le posizioni quando ci spostiamo, impariamo nuove strade. Non è che impariamo il nome delle strade, ma ricordiamo, ognuno di noi al suo modo, ricordo un albero, una farmacia, gira a destra, vai di qua, ma non conosco neanche il nome di quelle strade. Dunque non è molto importante l'aspetto solo logico-teorico, ma soprattutto associare. E praticamente oltre a questo aspetto importantissimo c'è anche il fatto che il nostro cervello, se non sbaglia, non impara, se non fa simulazioni reali, non crea associazioni. E se la mia ansia è di prestazione o il mio stress è alto perché sono autoconvinto di non essere capace oppure mi concentro solo sulla parola che non ho capito, praticamente si abbassa il mio apprendimento. Qui ci sono molti aspetti di pedagogia interessanti, ma non avendo il tempo dobbiamo andare avanti. Dunque, ProLingua, dopo tanti anni, abbiamo scelto Rosetta Stone. Rosetta Stone Catalyst è il nome della piattaforma. Rosetta Stone è un'azienda che dal 1992 è leader mondiale nell'apprendimento online, un'azienda che praticamente ha creato tutti i software e lo sviluppo continuo, tutti gli anni spendono più di 30 milioni di dollari nello sviluppo dei software e sono molto attenti allo sviluppo della neuroscienza. Dunque, in questa piattaforma abbiamo un sunto, un risultato di una ricerca scientifica applicata all'apprendimento linguistico tramite la tecnologia, che è l'intelligenza artificiale. Ora, la piattaforma Catalyst di Rosetta Stone, perché il nome commerciale tutti conoscono Rosetta Stone, però il Rosetta Stone che trovate online per i privati non è la piattaforma che voi avete a disposizione, o meglio, quello che trovate per i privati è solo una piccola parte di quello che è a vostra disposizione come università. Dunque la piattaforma si chiama Catalyst di Rosetta Stone. Dunque questa piattaforma di Catalyst praticamente ti permette dovunque sei, cioè dove puoi imparare dovunque sei, come online e anche offline, quando in qualsiasi momento che tu vuoi, anche quando sei in vacanza, eccetera, accessibile 24 ore su 24. Naturalmente, questa piattaforma che è messa a vostra disposizione, dalla vostra università richiede il lavoro personale. Ora, che significa richiede il lavoro personale? Praticamente, quando noi abbiamo una piattaforma per l'autoapprendimento, molte persone pensano, ah, ce l'ho lì, e come ha detto prima anche la signora Corti, effettivamente è gratuito, dunque non gli diamo il valore. L'apprendimento linguistico l'obiettivo è di sviluppare la competenza. Sviluppare la competenza significa essere capaci di automatizzare l'informazione, ma per automatizzarli non basta fare un corso di una volta alla settimana o 2 volte alla settimana o in classe o individuale. Assolutamente gli insegnanti sono molto importanti perché l'insegnante ti può dare una guida, ti può monitorare e se l'insegnante è bravo pedagogicamente,
ti stimola per sviluppare le tue competenze e non solo di darti nozioni. Infatti le nozioni non funzionano se non sono collegate in un contesto e sviluppate come competenza. Però una volta finita la lezione che tu fai con l'insegnante, torni a casa e come lavori? Il vero problema dell'apprendimento è quello di avere l'opportunità di creare maggiore esperienza con la lingua, una esperienza efficace. Questa esperienza, per poterla creare, devi esporti alla lingua, devi esporti più frequentemente. E per esporti più frequentemente, o paghi insegnanti che stanno con te molto spesso, ma costa tanto e la tua vita non ti permette di avere sempre qualcuno a tua disposizione quando tu hai tempo. Dunque, una piattaforma online di e-learning come Catalyst di Rosetta Stone diventa molto molto utile ed efficace, come strumento. Ma come tutti gli strumenti, se non lo usiamo correttamente, non porta ai risultati. Dunque, come si può utilizzare questa piattaforma per portare dei risultati? Effettivamente è una piattaforma che cominci con il test di posizionamento, il test che ti valuta il tuo livello in base al quadro comune europeo. Il quadro comune europeo è basato sulle vere competenze, non solo le nozioni, anzi, le nozioni sono soltanto in funzione dell'utilizzo. Dunque, il test iniziale ti posiziona in un livello nella piattaforma. Una volta che sei posizionato, entri a fare parte di uno dei programmi. Per i livelli A1 e A2, praticamente Foundations ti richiede un username e una password e lo puoi utilizzare su computer, smartphone e tablet. Il Foundations è l'applicazione all'interno di Catalyst che copre i livelli da principiante assoluto a livello A2. E ha l'obiettivo principale di creare, diciamo, gli automatismi, perché è importante capire che Catalyst Foundations non è un libro. Dunque, se tu cerchi in uno strumento quello che non è, non lo sai usare correttamente. Se tu cerchi dentro, il programma di trovare un dizionario o di avere un corso tradizionale basato sulla grammatica, non lo trovi. Dunque a quel punto potresti essere nel posto sbagliato. Se invece cambi approccio, come abbiamo detto all'inizio, trovi in Foundation di Rosetta Stone Catalyst una piattaforma interattiva che ti permette di agire da subito, multimediale, basata sulla sincronizzazione fra quello che vedo, quello che sento e agisco. Agisco, parlo subito, scrivo, reagisco alle attività. Dunque sono in azione per costruire la mia abilità e diventare competenza. Le ripetizioni in contesti diversificati per combattere la curva dell'oblio. E il progressivo richiede costanza. E il progresso richiede costanza. Vuol dire che se io non ho costanza nell'esposizione alla lingua, non creo gli automatismi. Effettivamente nella piattaforma hai il test di avanzamento, sei associato a un livello, hai un punto di partenza consigliato, puoi cambiare livello e puoi scegliere il tipo di percorso che vuoi seguire e puoi fare tutti gli esercizi oppure saltare degli esercizi. Ma in ogni caso, ProLingua come partner Rosetta Stone per l'Italia è dietro le quinte e con la vostra università ha un accordo speciale per darvi, a partire dal 1° novembre, dei servizi dietro le quinte di alta qualità per guidarvi a sfruttare al meglio la piattaforma. Dunque, il Foundations, lo vedrete, ci sono tanti strumenti che vi mettiamo a vostra disposizione, hanno praticamente, vi sto scorrendo alcune schermate perché il tempo è limitato. A contenuti di apprendimento, come abbiamo visto prima, basati su immagini, su suono, dove puoi registrare la tua voce e rispondere subito, eccetera, eccetera, e vieni guidato gradualmente nelle schede e nelle tantissime attività diverse. Ti fa vedere il tuo risultato, puoi decidere di ripetere l'esercizio, andare avanti, scegliere altri esercizi, eccetera. Oltre al percorso di apprendimento per i livelli bassi, ci sono degli extended learning, delle attività extra che ti permettono di imparare delle espressioni per campi specifici oppure le storie che sono fantastiche, che ti permettono di migliorare la tua lettura ad alta voce, parlare, ascoltare e
registrare la tua voce, eccetera, e l'Audio Companion con il quale puoi scaricare tutte le lezioni anche in MP3 sul tuo telefono e ascoltarli quando sei in giro. Questo è l'esempio delle storie, una delle attività molto stimolanti quando hai costruito una serie di vocabolario e hai cominciato a associare quello che vedi a quello che senti, alla tua capacità di interagire, ti porta a leggere delle storie dove puoi cominciare con la lettura, vedi il testo, ascolti il testo e poi puoi cliccare su Speak e registrare la tua voce e vedere effettivamente dove fai errori e poi riparla tutte le volte che vuoi. Effettivamente il Foundations è A1, A2 e ha un contenuto di tantissime lezioni, circa 200 ore di allenamento. Naturalmente dipende da quale punto parti e noi ti consigliamo di chiedere sempre aiuto al nostro supporto per guidarti a essere posizionato nel posto giusto. Invece i livelli dal B1, B2 e C1 per le lingue inglese, francese, spagnolo, tedesco e italiano per stranieri, scusate, non vi ho detto che Rosetta Stone ha 24 lingue a vostra disposizione e praticamente le lingue che arrivano ai livelli alti per il momento sono solo 5, sono inglese, francese, spagnolo, tedesco e italiano per stranieri. Dunque, come abbiamo visto nel Foundations, anche in Fluency Builder accedi con username e password. E praticamente Influency Builder cambia il panorama perché l'apprendimento dai livelli bassi richiede di costruire la lingua descrittiva, come ha detto anche la signora Stéphanie Sauvignon dell'Istituto francese. Effettivamente la lingua di base è una lingua descrittiva di tutti i giorni. Quando cominciamo a costruire più autonomia con la lingua, abbiamo bisogno di aumentare la nostra esperienza in più contesti perché vogliamo strutturare la nostra lingua. Il Fluency Builder ti offre la possibilità, oltre alle lezioni di everyday situations, cioè della vita quotidiana, con la quale puoi allenarti su tanti aspetti della vita quotidiana, ogni studente può aggiungere delle lezioni da un pacchetto molto ricco di lezioni o di settori e professioni, puoi aggiungere per allenarti a una lingua nel contesto reale. E naturalmente chi studia all'università si prepara al mondo del lavoro e Rosetta Stone è molto ricco dal punto di vista dei contenuti del mondo del lavoro, del mondo settoriale, per l'economia, per la medicina, per lingua legale, eccetera, eccetera. Dunque ogni studente può aggiungere le sue lezioni in base al livello dove sta. E naturalmente quando ha finito un livello può passare al livello successivo. E le lezioni, come piattaforma interattiva multimediale, ricca di, come abbiamo detto, di argomenti di lingua generale e lingua settoriale, mira a ti collega il training linguistico con la produttività per il mondo del lavoro. Effettivamente, come vedete, qui è l'interfaccia, per esempio, sul cellulare e quella prima era sul computer. Qui abbiamo un esempio di una delle lezioni dove spesso hai video reali, continuamente Rosetta Stone ti stimola a diventare uno speaker, uno capace di metterti in gioco, usare la lingua, non accumulare solo nozioni. Le nozioni le associ nel contesto e così ti vengono più automatiche. Dunque il lessico, anche la grammatica all'interno dei contesti li devi assimilare e saperla utilizzare. Dunque le lezioni sono molto ricche e ti guidano in un percorso per diventare abile in quella situazione a quando ti ritrovi in una situazione simile di saper agire. Cioè anche per esempio la pronuncia, quello che abbiamo visto per i livelli più bassi, c'è cioè anche per i livelli più alti, che quando hai letto il testo, fatto il listening per ascoltare tutto l'audio, puoi anche fare speaking e puoi ripetere tutte le volte che vuoi, ti fa vedere anche con i colori dove sbagli, eccetera, eccetera. Dunque tanti strumenti che veramente stimolano la tua abilità per arrivare a diventare capace di usare la lingua. Tutta questa piattaforma di Catalyst a vostra disposizione funziona anche in offline, cioè funziona sul computer desktop, ma funziona sulle app dei telefoni,
visto che praticamente molte persone possono trovarsi in una situazione dove non c'è un segnale internet sufficiente o una banda perché sono collegate più persone, allora tu puoi scaricarti le lezioni in anticipo sul tuo telefono, sul tuo tablet, in modalità offline, in maniera che tu possa continuare a lavorare anche quando non hai internet. Effettivamente ci sono 24 lingue, come ho detto prima, e nella vostra licenza di Milano Bicocca avete una grande fortuna che ogni studente ha accesso a tutti questi contenuti e allo stesso tempo a tutte le lingue. Dunque, dal tuo profilo personale puoi venire in qualsiasi momento e cambiare lingua di apprendimento e puoi scegliere una delle 24 lingue. Dunque, puoi studiare l'inglese come una tua lingua principale, però vuoi revisionare lo spagnolo che hai studiato a scuola o il francese o un'altra lingua. Quando hai del tempo da dedicare alla seconda lingua, vieni, modifichi la tua lingua di apprendimento e continui a imparare. E quando hai finito con lo spagnolo, ritorni alla tua lingua inglese e tutto quello che fai rimane tracciato e praticamente ritorni a continuare da dove hai lasciato nelle lezioni precedenti, nell'altra lingua. Dunque è una piattaforma veramente all'avanguardia, molto, molto, diciamo, ben organizzata e intuitiva e soprattutto dà risultati. Ora, i consigli per creare gli automatismi a livello dell'e-learning è assolutamente importante. Se il livello è basso, capire che se io non creo per la curva dell'oblio, una esperienza che ha continuità, io non favorisco il mio inconscio ad associare la lingua in un modo automatico. Dunque, a questo punto, il consiglio migliore per l'autoapprendimento è di fare ogni giorno, possibilmente per i livelli molto bassi, 20 minuti di tempo. E posso dirvi che quando sei stanco, il tuo inconscio registra meglio, perché c'è meno interferenza della tua lingua madre e del controllo logico. Dunque vedo, sento, agisco in un modo automatico e se lo faccio quando sono stanco, dunque se voglio imparare una nuova lingua, per esempio farlo prima di dormire è un momento fantastico, oppure dopo pranzo, dopo aver studiato tante ore, può essere come un divertimento, ma tra 10 e 20 minuti sono veramente essenziali per creare gli automatismi. Naturalmente, se supero 48 ore o arrivo a 3 giorni, rallenta molto il mio apprendimento perché non consolido. Ok, se combino l'uso della piattaforma che avete a vostra disposizione gratuitamente, praticamente se la combini con un corso che fai, sia tipo quello offerto da EasyLive, dagli altri istituti, eccetera, oppure lo combini con, diciamo, il blended learning, con corsi, con docenti dal vivo, praticamente puoi aumentare i tuoi risultati del corso che stai facendo se utilizzi anche la piattaforma parallelamente, perché ti crea gli automatismi, ciò che la classe, una volta finita la lezione con docente, dipende da quanto tu lavori. Effettivamente, ProLingua mette anche a disposizione la combinazione dei tutor esperti linguistici di Rosetta Stone per chi vorrebbe in extra chiedere il nostro supporto. Lo vedrete fra poco in un'altra scheda. Cioè, in pratica, puoi usare l'applicazione mobile, smartphone principalmente consigliata, puoi utilizzarla in qualsiasi momento e ti consigliamo, per esempio, aggiungere nel tuo calendario più o meno dei momenti che ti ricordi che devi dedicare del tempo per l'apprendimento con la piattaforma. Dunque, esercitati tutti i giorni, fissa il tuo calendario, segui almeno una sessione formazione se hai la possibilità con docenti dal vivo. Impara anche quando sei in giro, aspetti l'autobus, sei sul treno, in qualsiasi momento, e trova qualcuno per esercitarti anche tramite la chat, eccetera, eccetera. In più a questo, l'università vostra ci ha chiesto quest'anno di, come vi ho detto, dal 1 novembre, di darvi dei servizi premium collegati alle vostre licenze per aiutarvi a valorizzare meglio la piattaforma e saperla utilizzare meglio, ottenendo l'aiuto corretto per darvi lo stimolo. Per cui il sistema SALE, che sarebbe il sistema di automazione per Learning Environment, è basato sulla comunicazione per email principalmente.
Dunque riceverai, dal momento che comincia questo sistema, riceverai delle email. È molto importante dire, non utilizzate l'email privato, quello di Gmail o di Yahoo, come hanno detto prima di me, ma usare sempre l'email ufficiale istituzionale dell'università, che sarebbe Unimid, eccetera. A quel punto, quando tu utilizzi la piattaforma tramite l'username che diventa la tua email istituzionale, è quella email che devi comunicare con noi e ricevi in quella email tutte le aiuti da parte nostra. Avrai delle email iniziali per aiutarti a fare i primi passi, avrai un tutorial progressivo per capire meglio come sfruttare al meglio l'applicazione. Nelle email che riceverai ci sono passo per passo le cose che devi fare, ci sono dei video e mini video, le procedure, c'è la possibilità di vedere tante risorse a tua disposizione. Oltre al tutorial, come abbiamo detto, c'è anche il follow-up. Il follow-up significa ogni più o meno 2 settimane riceverai una email che ti riassume, ti dice: guarda, hai lavorato tot ore, stai lavorando bene o stai lavorando male, e ti diamo i consigli come ottenere il migliore risultato. Se sei iscritto e sei dentro, significa noi siamo disponibili per poterti aiutare, e se noi non ti diciamo che non stai lavorando, rischi di dimenticarlo, per cui le nostre email non buttarle nello spam, ma tienili in un modo attivo. Se invece non vuoi utilizzare la piattaforma, ci informi che non sei interessato e non riceverai altre email. Allora, il supporto tecnico premium è molto molto efficace, perché molte persone praticamente scrivono alle email istituzionali in Stati Uniti o Kazakhstan, li mandano, perdono tempo oppure hanno delle difficoltà, si scoraggiano, non vanno avanti. Vi chiedo di utilizzare il nostro modulo, lo vedrete in una pagina che adesso vediamo tra pochi minuti. Praticamente c'è un modulo apposta per chiedere il supporto, e voi avete il supporto premium, significa riceverete alcuni messaggi, li riceverete entro un'ora, altri messaggi li riceverete entro 24-48 ore. Effettivamente potete anche chiedere, sempre tramite il modulo, anche dei consigli didattici, che non sono lezioni con i docenti, ma i consigli significa che mi consigli per poter sfruttare meglio la piattaforma, eccetera, eccetera. Dunque noi, come ProLingua, siamo dietro le quinte della piattaforma e siamo a vostra disposizione. Ecco la pagina che abbiamo creato per voi, per tutti gli studenti dell'Università Unimib, praticamente che sarà messa, credo, anche a disposizione da parte dell'università sulla pagina dell'università. Se vado ad aprire questa pagina che abbiamo visto prima, ProLingua International Unimib/Unimib, vedete questa pagina che sarà in evoluzione, che vi metteremo più strumenti a disposizione quando è necessario, quando vediamo che ce lo chiedete ed è utile. Praticamente qui avete il link diretto per accedere. Dunque, se non ti ricordi come accedere dal computer, vai, clicchi su questo link e ti apri direttamente la tua interfaccia per poter accedere alla piattaforma. La modalità di accesso, che oggi è basata su praticamente username e password, come vediamo in questa situazione qui, qui perché ero collegato, dunque se io mi disconnetto vedo. Devo mettere username e password per accedere. Se non sei registrato, riceverai, come c'è scritto qui, in questa guida qui. Qui hai la guida su come funziona. Dunque, come vedete, è una piattaforma online, avete tutte le informazioni qui. Qui avete tutte le lingue disponibili. ProLingua vi mette a disposizione, in accordo con la vostra, diciamo, università, la possibilità per chi vuole, come extra, dei servizi promozionali con prezzi speciali per voi, per aiutarvi, sfruttando la piattaforma di Rosetta Stone, che è gratuita, che siete fortunati di averla gratuita a disposizione, e avere tutta la nostra guida come sfruttarla, usarla al meglio. Per coloro che hanno necessità speciali, che vogliono praticamente combinare la piattaforma di Rosetta Stone con altre lezioni dal vivo con docenti che ti guidano a utilizzare al meglio la piattaforma e raggiungere i tuoi obiettivi, ci sono alcuni percorsi possibili. Noi possiamo aiutarvi in vari modi.
Naturalmente potete anche benissimo combinarla con i corsi del British Council o del Goethe o dell'Istituto francese, però coloro che vorrebbero chiedere a noi, combinando l'uso di Rosetta Stone con i nostri docenti che conoscono molto bene i contenuti di Rosetta Stone, potete sfruttarla, per esempio, la preparazione a certificazioni internazionali. No, noi vi possiamo guidare a aumentare il vostro livello, ma abbiamo anche una seconda piattaforma di cui siamo partner per l'Italia per la preparazione alle certificazioni linguistiche. Dunque, questa è una piattaforma fantastica che vi permette di fare simulazioni in modo che sai in anticipo al 95% che risultati otterrai il giorno dell'esame se ti prepari in questa. C'è Conversation Club, ci sono corsi individuali possibili con docenti che puoi chiedere con dei prezzi molto particolari. Come funziona? Qui avete, per chi non conosce niente la piattaforma, in 7 minuti avete un video che ti dà una prima idea come funziona. Qui hai le procedure come accedere e come puoi entrare. La procedura di accesso potrebbe cambiare nelle prossime settimane, ma vi sa sarete informati dalla vostra università che potrebbe essere integrata in maniera che entrate con gli stessi credenziali dell'università. Per il momento dovete entrare, come avete visto prima, con username e password. Come accedere? Avete anche qui la guida come accedere da desktop, da mobile, tutte le cose che dovete fare per accedere. E questi sono i servizi premium di cui abbiamo parlato prima, dunque li trovate in questa piattaforma qui. Come ottenere aiuto? È molto importante riempire, come abbiamo detto, questo modulo di richiesta, che quando apro il modulo, mi apre un modulo dove devi dare il tuo email, nome, eccetera, per identificarti e usando il username dell'università. E a quel punto ricevi il nostro aiuto. Questa è, diciamo, ho cercato di riassumere con tempo massimo l'esperienza di Rosetta Stone. Ci sono tanti video che riceverete anche tramite email, link a dei video, webinar, con dei consigli più dettagliati come usare ogni piattaforma. Per cui non esitate di chiederci supporto e soprattutto il messaggio principale è ricorda che la lingua è una competenza che dipende dalla tua crescita personale, non da quello che gli altri ti danno. Dunque, se tu non fai l'azione da dentro, prendi l'iniziativa e prendi la consapevolezza di sviluppare l'utilizzo di uno strumento in un modo corretto e esporti alla lingua in modo costante e lavorare non sul controllo logico della tua lingua madre, ma aprire il canale di comunicazione per creare automatismi a livello inconscio, è lì quando veramente vedi i veri risultati. E Rosetta Stone è uno strumento fantastico che ti aiuta in questa impresa. Buon apprendimento a tutto e grazie di avermi ascoltato. Grazie Freddy, grazie a tutti gli studenti che sono ancora qui con noi. Sono arrivate una serie di domande. Chiedo ai nostri relatori se vogliono, cioè di stare collegati perché così ci aiutano a rispondere. Riassumo tutte le ultime domande che sono tutte credo per Cinzia, perché i nostri studenti ci chiedono quando renderemo disponibili le licenze di Rosetta Stone e quando quindi potranno iniziare a usufruire del corso di autoformazione. Allora, sì, ho visto anch'io che avevano fatto questa domanda. Attualmente Rosetta Stone non è disponibile, lo sarà a breve. I tecnici stanno caricando le licenze, hanno un problema con un sistema di riconoscimento nuovo, per una questione di carattere, proprio una questione tecnica. In ogni caso, quest'anno, come tutti gli altri anni, nel momento in cui le licenze sono disponibili per gli studenti riceveranno una comunicazione. A volte la ricevono da noi, a volte l'hanno ricevuta direttamente da Rosetta Stone con le credenziali, in base alle modifiche tecniche che di anno in anno si verifica su questa piattaforma. Sarete prontamente comunque contattati e vi sarà spiegato quello che dovete fare. Sia per utilizzarlo da PC che da mobile che da altri attrezzi, insomma, informatici. Quindi questo è uno. Io ho una domanda che mi è stata rivolta, che forse può essere di interesse a tutti. Allora, intanto mi sono resa conto che i ragazzi forse hanno fatto un po' di confusione tra corsi di Between e Open Badge.
Allora, i corsi B-Between sono dei corsi di approfondimento, ci sono anche approfondimenti linguistici, sono legati all'open badge. L'esame di B1 o l'esame di B1, di B2, ha un open badge, d'accordo? Non è legato al B-Between, l'esame di B1 e di B2, è legato solo all'open badge. Perché? Perché l'open badge, abbiamo detto, viene caricato sul diploma supplement, che è quello della tesi di laurea, praticamente il certificato di tesi di laurea. Per cui abbiamo fatto tutto il discorso che l'open badge deve essere scaricato per poter consentire al meccanismo lavorativo di caricare sul libretto i crediti. Sono due cose diverse, il B-Between sono degli approfondimenti, l'open badge è legato all'esame. Un'altra domanda che mi hanno detto è: ma se io prendo B2, ma se io ho un C1, allora fai un esame e arrivi a B2? Hai una certificazione che è già un C1? Sei un triennalista? Normal e non di uno di quei corsi di laurea che prevedono un corso di lingua apposito ad economia? Allora, se il regolamento didattico lo prevede, normalmente lo prevede, però bisogna andare proprio singolo caso, cioè non si può fare di tutte le erbe un fascio, dovete vedere il vostro piano didattico, parlare con la segreteria didattica. Se il vostro regolamento prevede, oltre ai 3 crediti di B1, dei crediti per le ulteriori competenze linguistiche, in automatico, se voi prendete il B2, vi vedrete caricati i 3 crediti di B1 e i crediti considerati per le ulteriori competenze linguistiche. Questo sia che abbiate un certificato riconosciuto, sia che passiate un esame, d'accordo? Quindi è una cosa in automatica. Normalmente le ulteriori competenze linguistiche prevedono infatti che tu prenda un livello superiore al B1 nella stessa lingua di cui tu hai il B1. Quindi prendi un B2 di inglese, hai B1 di inglese e ulteriori competenze linguistiche, oppure ti sei preso il B1 di inglese e poi con Rosetta, con altri strumenti, prendi un B1 di francese, cioè un'altra lingua a un livello uguale alla precedente. Questo era quello che mi hanno richiesto in molti. Grazie Cinzia, ci sono altre domande, direi che queste sono più puntuali e mi dispiace, non vorrei rispondere a queste domande perché abbiamo già sollevato questi punti, ma le leggo lo stesso. Ci chiedono quanti esami saranno disponibili, qui scrivono per il B2, quindi gli studenti non hanno capito che l'esame è di livello, non dovete fare un esame per il B2 o per il B1, voi sedete, fate l'esame e l'esame accerta le vostre competenze. Se avete un B2, le competenze per un B2, vi rilasciamo un diploma B2. Se avete competenze B1, vi rilasciamo competenze più basse. Non c'è un esame a novembre, vi diamo delle date, 3, 4, a seconda di quello che riusciamo a organizzare. Voi scegliete la data più opportuna. Qualcuno mi dice, ma io entro, devo prendere un B2 entro il 2000, fine 2020 perché mi bloccano la carriera. Ragazzi, abbiamo detto agli inizi, dovete organizzarvi per tempo. Non possiamo risolvere tutti i vostri problemi, anche se ci proviamo a risolverne molti. Ma a novembre usciranno le date, ci saranno anche delle date a dicembre. Rettifico, da novembre iniziamo a erogare di nuovo gli esami di lingua. Tutti coloro che hanno seguito un corso, che vogliono mettersi alla prova, che vogliono capire se hanno migliorato le proprie competenze, possono iscriversi, fare il test e noi rilasciamo una attestazione che dice qual è il livello di competenze raggiunto. Se il livello di competenze raggiunto coincide con quelli richiesti dall'Ateneo per l'idoneità linguistica o per la magistrale, siete tranquilli, altrimenti dovete ripetere l'esame. Quando? Dopo 15 giorni. Ripetere l'esame dopo 2 giorni non serve a niente perché, l'abbiamo già detto, non si tentano gli esami, ci si arriva preparati. Quindi i nostri tecnici stanno lavorando alacremente per mettere a disposizione le licenze Rosetta Stone il prima possibile.
Gli esami di lingua offerti dall'Ateneo, leggo adesso, sono alcuni a pagamento, quelli di Easy Life, quelli di Between, il pagamento è modico, abbiamo detto sono 20 euro a corso. Rivedete tutte le informazioni sul sito. Qualcuno mi ha anche chiesto se uno è obbligato a fare il corso di inglese o lo può fare da autodidatta. Risposta: se non avete un corso di inglese obbligatorio nel vostro corso di studi, quello lo dovete ovviamente fare, non c'è niente di obbligatorio. Le lingue servono a voi. Perché servono a voi? Perché un domani potrete trovare un lavoro migliore, perché sarete dei viaggiatori più consapevoli, perché avrete accesso a, avrete amici in tutto il mondo e così via. Non è obbligato nessuno a fare un corso di lingue. Deve essere un piacere e deve essere una scelta consapevole. Mi iscrivo a un corso di lingua perché voglio imparare una nuova lingua. Non c'è nessun obbligo, lo ripeto, a meno che nel vostro corso di studi non si preveda uno specifico esame di lingua. Quello lo dovete fare. Non... Ok, ho risposto in breve a tutte le varie domande. Di nuovo Cinzia Sì, vuole la parola, prego. grazie, perché qualcuno mi ha chiesto, ma il corso, l'esame di Rosetta, insomma il nostro esame è a pagamento? No, certamente no, è tutto gratuito, è 3 ore che vi stiamo dicendo, che vi stiamo regalando una cosa meravigliosa, quindi sono 20 euro per, come ha detto la professoressa Resmini, per i corsi di Between, delle spese di segreteria. Quello che noi offriamo come bicocca chiaramente finisce lì, 20 euro. Se tu vuoi fare un corso con Easy Life, col British, cioè se tu investi per una certificazione spendibile un domani, quindi Institut Français, Goethe e quello che è, questo è un altro paio di maniche, dovete riuscire a dividere le due cose. Rivedetevi il filmato che cercheremo di caricare quanto prima sulla pagina web, perché forse alcune persone, essendo molto affollato l'incontro, ha seguito da metà e quindi ha perso forse dei pezzi. Purtroppo deve essere proprio tutto un filo logico, per cui è bene seguire tutto. Ultime domande, poi dobbiamo chiudere. Non bisogna fare l'attestazione se uno ha una certificazione valida. Le certificazioni valgono per 2 anni, quindi attenzione a non confondere le due cose. Qualcuno mi chiede, basta il B2 Open Badge e Bicocca per accedere a Erasmus? Immagino di sì, perché è un'attestazione del raggiungimento di un livello di competenza. Qualcuno, A a meno meno che che, stavo per... all'università di Java. Esatto, stavo per dire, attenzione, però alcune università straniere richiedono una certificazione ufficiale, quella non la diamo noi, la potete chiedere al British, all'Institut Français e così via. Qualcuno mi ha chiesto cosa comprende la convenzione col Goethe degli sconti all'iscrizione ai loro corsi, che purtroppo, lo ammetto, non ci hanno mandato. Vi suggerisco di contattare direttamente il Goethe per avere questa informazione. Qualcuno un po' confuso mi chiede se deve consegnare la certificazione di inglese tramite mail, non lo deve chiedere a noi, deve rivolgersi alla segreteria studenti, perché noi semplicemente vi aiutiamo a completare la vostra offerta formativa in inglese, ma non ci occupiamo dei corsi formali, cioè di quei corsi degli esami che avete nel vostro piano di studi. Così come qualcuno mi ha chiesto, ma se io ho già una certificazione B2, posso saltare, ha scritto proprio così, l'esame di inglese? Allora, non dovete chiederlo a noi, dovete chiederlo al vostro coordinatore del corso di studi o alla segreteria studenti del vostro corso di studi. Qualcuno mi chiede se per usare Rosetta Stone deve affiancare un libro di grammatica. Ha sentito prima Freddy dire che tutto è dentro nella piattaforma. Dovete usarla per imparare ad usarla sempre, sempre meglio. Ultimissime domande se arrivano. Nulla. Nessuna più? Ci sarà un esame anche nel 2021? Naturalmente sì, iniziamo a erogare gli esami a partire da 2021.
novembre, ok? Dunque, è vero che ci sono un massimo di volte per tentare l'esame di lingua? Sì, certo, 6 volte all'anno. Quindi, come un esame normale, avete 6 tentativi in un anno. Se studiate, usando tutti gli strumenti che vi mettiamo a disposizione, riuscirete a farlo. Nel caso si sia nella situazione in cui, ai ai ai, aspettate, aspettate che è arrivata una domanda lunghissima. Allora, se qualcuno ha la carriera bloccata, certo che non è che si può comunque iscrivere, deve iscriversi a Rosetta Stone per prepararsi all'esame di certificazione linguistica, ok? Tutti gli studenti iscritti a Milano Bicocca hanno accesso alla licenza, non solo i nuovi immatricolati, tutti, primo, secondo, terzo anno, fuori corso, lauree magistrali, tutti coloro che sono iscritti e in qualche modo collegati a Milano Bicocca hanno accesso a Rosetta Stone. Abbiate pazienza ancora qualche giorno e attiviamo le licenze. Vai Cinzia, perché non riesco a leggere tutte le domande. C'è una domanda molto lunga. Non ti sente, Cinzia? Allora, le carriere pregresse. È saltata la linea, ricomincia Mi perché sta sentite? saltando la linea. Allora, no, stavo dicendo che c'è una domanda su una carriera pregressa, cioè un esame che vale 5 crediti a Bergamo e vuole sapere, aspettate, credo che. Togli la telecamera, forse miglioriamo l'audio. Ma è saltata la. Salta. Purtroppo non abbiamo più la connessione. Beatrice? La domanda l'avevo anch'io perché l'hanno fatta anche a me. E mi dicevano appunto che questi studenti di Bergamo, confrontandosi con i loro colleghi, hanno riscontrato la necessità di chiedere un Laura, chiarimento perché in mi senti? triennale hanno sostenuto un esame B1 di idoneità. No, Non vorrei che va No, no, avanti no. Se ancora. Allora, poteva andare avanti, Beatrice. quindi loro hanno sostenuto questo esame di B1 di idoneità e poi nel libretto di Bergamo è stato specificato che l'esame aveva una valenza Sentite? di 5 crediti e quindi loro vogliono sapere se devono sostenere l'esame di livello B2. Tutto Sì, normale? parla. Beatrice, mi senti? Sì. Sì. Allora, dunque, questo è un problema di carriera pregressa. Tanto per intenderci, noi, UPIFOL e la Commissione Lingue, si occupa di organizzare i corsi propedeutici alla vostra competenza linguistica. Chi decide è la segreteria didattica del vostro corso di laurea. Noi forniamo l'elenco delle certificazioni che l'Ateneo ritiene di dover riconoscere. Se avete altre certificazioni, non possono essere riconosciute. Ma qua stiamo parlando di un esame di 5 crediti, quindi vuol dire che è un riconoscimento di una carriera pregressa. Se voi aveste dato un esame, che ne so io, di informatica, e fosse obsoleto o l'aveste fatta da un'altra parte con un altro programma, non è il dipartimento che si occupa dei corsi di informatica per tutti, no? La patente di informatica che dovete, i crediti che dovete prendere come quelli dell'idoneità linguistica, che decide, è il presidente. Pronto? Ci hanno scollegato? Pronto? No, Pronto? la professoressa che mi sa che ha problemi di connessione. Ok, allora in attesa, mi sentite? Mi si sente? Sì, qualcuno mi dice che mi si sente. Grazie a tutti. Sì, Allora, la sentiamo. benissimo, allora provo a rispondere a qualche ultima domanda che è arrivata. Ripeto, per le questioni dei singoli corsi di inglese inseriti in piano di studi, chiedete ai vostri docenti. Noi non ci occupiamo sostanzialmente di queste cose. Se
Se invece qualcuno mi chiede se il corso di Rosetta Stone prevede una certificazione, il corso di Rosetta Stone è un corso di autoformazione. Se poi volete una certificazione, o venite in Bicocca, fate l'esame di inglese, di francese, di tedesco, del corso per i quali vi siete preparate per Rosetta Stone e ottenete un attestato, cioè il BB Twin, oppure vi rivolgete a un ente certificatore per prendere la certificazione. Rosetta Stone è un corso di autoformazione. Se volete la certificazione ufficiale, supponiamo di inglese, vi dovete rivolgere al British. Se la volete di francese, vi rivolgete all'Institut Français e così via. Non rilascia, è un corso di autoformazione. In alternativa, cioè se vi basta un attestato, vi preparate su Rosetta Stone, vi prenotate per l'esame, ripeto, non dovete scegliere il livello, il nostro esame è progressivo, perché andiamo a valutare le vostre competenze, come il British Council, questo vale per tutte le lingue. Voi vi prenotate per l'esame, alla fine dell'esame avete il risultato, sapete qual è il livello di competenze che avete, vi rilasciamo un attestato BB Twin che dice che voi avete quel livello di competenza. Poi sta all'università straniere, a un eventuale datore di lavoro o a chiunque accontentarsi di quell'attestato. Se vogliono una certificazione ufficiale dovete rivolgervi agli enti accreditati. Noi non siamo un ente accreditato certificatore. Quindi al prof di inglese vi rivolgete voi, non rispondo neanche sostanzialmente a questa domanda. Tutti gli studenti, anche quelli iscritti alla magistrale, possono sostenere l'esame per l'open badge. Quanti esami di lingua potete fare? Tutti quelli che volete, relativamente alle lingue europee, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Non certifichiamo i livelli di cinese o di arabo, perché Rosetta Stone non offre il corso sostanzialmente completo. Certifichiamo solo le lingue ufficiali, dove è previsto il corso completo. Cedo ancora la parola a Cinzia, se la sentiamo. No, Cinzia, non ti sentiamo, il microfono. Bravo. Allora, no, ecco, una cosa che era importante da dire, mi dispiace di essermela ricordata adesso, a dire la verità me l'ero scritta, ma poi i problemi tecnici mi hanno un attimo fuorviato. Quando voi prendete l'open badge, quando voi passate praticamente il test di idoneità linguistica, non vi aspettate di vedere caricato a libretto 1, 2, 3 magicamente i crediti. Soprattutto le matricole di primo anno, visto che siete tantissime, e il lavoro è non fatto da noi, come vi ho già detto, tutte le volte che voi fate qualcosa c'è una serie di uffici che sono coinvolti, la filiera del lavoro è organizzata in modo tale da non nuocere allo studente. Questo vuol dire che prima dell'anno successivo sicuramente voi avete i crediti accreditati messi sul libretto in modo da non avere la carriera bloccata, ma anche prima, perché noi abbiamo considerato che alcuni di voi abbiano necessità di avere tutti i crediti conseguiti messi a libretto per maggio-giugno, perché alcuni di voi possono chiedere delle forme di borse di studio. Tuttavia sappiate che, specie le matricole, per vedere i crediti a libretto ci possono volere 6 mesi, perché è molto lungo il passaggio, va al Cineca, va al Vestra, va all'ufficio carriere e poi vengono caricati. Di conseguenza non scrivete mail allarmate, ho fatto l'esame 3 mesi fa, lo sappiamo, è purtroppo una filiera di lavoro così. L'ente pubblico può essere lungo, ma è inesorabile, non perdete i crediti e soprattutto è pensato sempre a favore dello studente, almeno in Bicocca. Questo dovevo dirvelo perché so che il non vedere a libretto il mese dopo i crediti acquisiti per l'idoneità può spiazzare, quindi diffondete la voce. Grazie. Bene, io ringrazio tutti dell'attenzione, vi invito a leggere attentamente il nostro sito perché troverete lì, sono sicura che lì troverete la maggior parte delle risposte alle vostre domande.
Quelle senza risposta vi invito naturalmente a scrivere, come ha detto Cinzia all'inizio di questo evento, alla mail di struttura, non alle nostre mail personali. Ricordo a tutti coloro che vogliono risentirsi i vari interventi che renderemo disponibile la registrazione dell'evento sul sito della Bicocca. Lasciateci solo i tempi tecnici, quindi non lo ritrovate tra 3 secondi, ma mi auguro entro un tempo breve. Vi ringrazio davvero tutti per la partecipazione e l'attenzione, vi auguro anch'io un buon anno accademico e un buon apprendimento delle lingue. Grazie, ringrazio tutti i nostri ospiti per le loro esaurienti presentazioni. Grazie a tutti di nuovo e arrivederci a presto. Ciao a tutti.